Ok, adesso siamo in registrazione. Quindi un Ok. ringraziamento dell'invito, naturalmente, e poi io parlerò di ritratto e figura ambientata, trasmettendovi, diciamo, un po' la mia esperienza di tanti anni, insomma, e di ritratti fatti in tante situazioni e seguendo delle logiche che poi illustrerò man mano. Poi, parlando con Valentino, si era detto anche, diciamo, un po' nell'ultima parte, mettere in rilievo anche alcuni aspetti più strettamente legati alla post-produzione, più strettamente legati a determinati accorgimenti che si possono ottenere con Photoshop, come magari valorizzare un ritratto attraverso anche la tecnica della post-produzione, insomma. Ok, quindi io adesso condivido lo schermo, quindi vi inviterei a chiudere i vostri audio. E anche magari chiudere il video in modo tale che non che abbiamo meno interferenze. Poi se qualcuno magari ogni tanto mi fermo, se qualcuno vuole dire qualcosa, mi fermo e così. Ok, quindi parliamo di ritratto e figura ambientata. Scusate, ho un po' di abbassamento di voce, vediamo un po', tolgo questa barra qua. Eccolo qua. Ecco, questa osservazione che ho scritto nel titolo è abbastanza emblematica. Ci sono ritratti che descrivono il soggetto fotografato, classicamente la classica fototessera, no? E poi ci sono ritratti che raccontano una storia del soggetto fotografato, e però ci sono ancora ritratti che parlano del soggetto fotografato. E infine ci sono ritratti che fanno tutte queste cose insieme e sono i più belli. Quindi diciamo, usciamo dalla logica di un ritratto così com'è, cerchiamo di entrare nella logica di un ritratto che parla, che racconta storie, che mette a confronto situazioni, che analizza anche determinati aspetti in cui poi voi potete inserire la vostra creatività. Vi partirei con queste piccole osservazioni, piccole riflessioni, no? E quando noi guardiamo delle fotografie, c'è sempre una tendenza nostra a cercare ma questo vale per la fotografia, vale anche per la letteratura, se volete. L'uomo è alla ricerca dell'armonia e l'armonia è un rapporto tra, nel caso della fotografia, tra il contenuto dell'immagine e la nostra capacità di percezione. Cioè occorre, diciamo, sintonizzarsi con l'immagine. Ci sono delle immagini che sono repellenti, e anche questo è un sentimento tutto sommato. E ci sono delle immagini invece che sono fortemente accattivanti perché hanno dei contenuti che ci tranquillizzano, che creano in noi armonia. Questo fenomeno, come ho scritto qui, dipende molto dalla nostra mentalità, dalle categorie mentali, anche dalla nostra educazione, dalla cultura che abbiamo, anche dalla nazione in cui siamo nati, anche delle caratteristiche affettive, genetiche e così via. Quindi, però la ricerca dell'armonia nell'immagine è fondamentale. Adesso ne parleremo poi magari durante la presentazione. Poi, ecco, un altro concetto, questi sono concetti un po' secchi, uno staccato dall'altro. Un altro concetto è questo, che è un'osservazione che nasce da Nazzareno Taddei, che tra l'altro è un frate che ha scritto questa lettura strutturale della fotografia, che è un classico della fotografia, e dice che c'è una foto tecnicamente bella perché è bello il soggetto. Se io faccio la foto ad una fotomodella e ve la faccio vedere, uno dice: ma che bella foto! No, non è una bella foto, è bella la fotomodella. E quindi è una foto che tecnicamente è bella, però è bello il soggetto. E questo Nazareno Taddei lo definisce arte mestiere, no? Una foto riuscita bene. Scusate che qua vado a far sparire questo pannello che ogni tanto salta fuori. Ecco, arriva un'altra persona che poi si collegherà. Ecco, e poi invece lui dice che ci sono anche delle fotografie che sono fatte bellamente, non è un bel termine, bellamente, ma sono proprio realizzate in maniera tale da rendere il soggetto poetico. Quindi se io faccio un ritratto ad una fotomodella, è chiaro che io faccio un soggetto bello in sé, così.
Se io invece ambiento la fotomodella magari in un vedo non vedo, dietro una tenda, in una situazione un po' particolare dove manco si percepisce il soggetto realmente, magari con delle sfocature, cioè creo veramente una foto particolare, esco dalla logica dell'immagine bella, entro in una logica che è quella che lui definisce poetica, quindi una fotografia che esprime una sua poetica, non più un atteggiamento di mestiere, ma un atteggiamento di poetica. Ecco, una cosa che io imparai tanti anni fa, però poi chiaramente quello era un maestro, da Giorgio Lotti, che era stato un nostro ospite. Giorgio Lotti faceva parte della redazione di Epoca, una rivista, ha scritto anche libri fotografici e così via, un grande fotografo italiano e che ha avuto riscontri internazionali. E ci diceva sempre questa cosa, dice, io quando vado in giro e mi mandano a fare un reportage sul Brasile, io ho tutti, c'è qualcuno che ha il microfono acceso, direi di spegnerlo perché sennò disturbate. Si sente? Scusa, mi inviterei a spegnere i microfoni, disattivare i microfoni. Giorgio Lotti dice, quando mi mandano a fare un reportage sul Brasile, sul Perù, io compro tutti i libri che ci sono a riguardo, li guardo tutti, libri fotografici, per vedere quali sono le foto che io non devo fare, perché le hanno già fatte degli altri. Quindi cercare foto innovative non realizzate da altri. Ecco, poi c'è anche questa logica della coerenza fotografica, stili particolari. A volte vediamo delle immagini di Pierangelo Gardin e magari senza che nessuno ce lo dica, o di Mario Giacomelli, senza che nessuno ce lo dica, capisci che quello è Giacomelli, quell'altro è Gardin. Ci sono proprio degli stili particolari che permettono ad un fotografo di essere riconosciuto. Poi questo è un tema che potrebbe essere approfondito perché io ad esempio non mi ci riconosco tanto in questo tipo di considerazione, però adesso non stiamo a parlarne. Ecco, poi ecco una cosa molto importante. Quando noi facciamo una fotografia, la fotografia è sempre fatta di due fasi. C'è la fase dello scatto, quando noi premiamo l'otturatore, e lì effettivamente inquadriamo una certa situazione, scegliamo in un contesto ampio quella particolare situazione, e lì questo istinto che ci porta a fare quello scatto passa attraverso il cuore, il cervello, l'istinto, la cultura, le passioni, però è un elemento istantaneo. Noi effettivamente facciamo un'istantanea. Quindi può venire bene, può non venire bene. Certo, l'abbiamo fatta col cuore, col cervello, però è sempre un'istantanea. Ecco, però c'è anche un'altra cosa molto importante, la scelta. E la scelta non è istantanea. Per scegliere una foto da mandare ad un concorso, magari si esaminano 100-150 foto, si fa un ragionamento su tante tante proprie foto e quindi la scelta alla fine è un qualche cosa che non ci non genera delle scuse, non ha scuse la scelta, perché lo scatto può venire male perché dici ma avevo fretta, il soggetto andava e veniva e ho dovuto scattare, la foto è venuta così. Invece la scelta è molto ponderata. Ecco, e poi la scelta, attenzione che questo ve lo dico così en passant, è anche, l'ho scritto di sotto, è anche fatta di ricordi, di affezioni. Molte volte siamo affezionati ad una determinata foto e pensiamo, guarda com'è bella così, ma perché abbiamo legato questa foto degli elementi di memoria che ce la fanno ricordare, perché in quella giornata magari ci siamo trovati bene, abbiamo conosciuto le persone nuove, c'era un bel sole, eravamo proprio rilassati. E allora quella foto diventa bella. Ma magari per un amico quella foto può non dire niente. Questo a volte è un elemento che porta anche alla delusione nella scelta delle proprie foto. Mandi la foto a un concorso, l'apprezzavi tanto, poi non passa, ed effettivamente c'è questo fenomeno. Insomma, noi mandiamo delle volte, sarebbe utile farsi scegliere le foto da altri, perché gli altri non sono legati alla nostra elemento ricordo, alle nostre affezioni particolari. Ho voluto mettervi questi spot qui, che sono delle cose un po' degli spunti di riflessione. Ecco, questi sono gli argomenti che trattiamo, che tratterò, e adesso inizio subito, poi li troviamo uno alla volta. Il primo argomento è ritratto, così un po' il generale, il ritratto a figura ambientata. Ecco, io faccio questa presentazione diciamo, tenendo conto del fatto che magari tra di voi ci sono persone
che hanno delle grandi conoscenze e magari molto più bravi di me, oppure persone che magari sono le prime armi, insomma, che vogliono solo avvicinarsi a queste cose. Per cui quello che vedremo stasera è un discorso a tutto campo. Ecco, tenete presente che io vi racconterò la mia esperienza, quindi la mia esperienza non è quella di un fotografo che ha uno studio fotografico, quindi non parleremo di illuminatori, di tank, non parleremo di queste cose, di flash, no. Io vi racconto la mia esperienza che è fatta di una foto più legata alla street, più legata all'ambiente. E poi magari in un'altra occasione si potrà fare un lavoro fatto un po' diversamente, dove magari si impara l'uso degli illuminatori, la foto fatta in studio e così, che è una cosa francamente diversa. Ecco, io distingo sempre, e questo lo spiego anche quando facciamo il nostro corso di fotografia, due elementi che sono per me importantissimi in qualsiasi fotografia. Un elemento è costituito da quello che viene chiamato ritratto, il portrait, il ritratto. Il ritratto, questo è un classico ritratto, ha una caratteristica di fondo, è rappresentata dal fatto che per poterlo fare, queste proprio sono le nozioni molto elementari, adesso mi metterete a ridere perché sono cose che sapete già. Quando io esco con la macchina fotografica, e penso, mi trovo in una situazione in cui voglio fare un ritratto, io lavoro sempre a tutta apertura. Quindi io non mi pongo troppi problemi, lavoro sempre in manuale e nella macchina fotografica. E la mia impostazione è basata su due soluzioni. O il tutto apertura, quando voglio fare ritratti, oppure quando mi trovo in una condizione ritrattistica, che poi vi farò vedere in seguito, che però appartiene al paesaggio, io lavoro con diaframmi chiusi. Quindi io la mia vita fotografica nasce un po' alla fine degli anni 70 è una vita molto semplice. Io sono venuto dall'analogico, l'analogico non aveva tante balle e quindi io ho imparato a fare delle fotografie senza tante balle. Non avevamo il cestino, no? Per mettere dentro le foto non riuscite, quindi dovevi farla o la facevi bene o la facevi bene, cioè non c'era niente da fare. Per cui io ho imparato delle cose molto semplici. E devo dire che continuo adesso ad essere così perché mi trovo talmente bene. E adesso io ho una macchina sofisticatissima, però devo dire che la conosco al 10%. Francamente, non sono interessato a tutte queste cose del menu. Quindi, da una parte c'è il ritratto portrait, che è questo, perché è tutta apertura, perché ovviamente devo avere tutto sfocato dietro. Adesso non entro in merito alla tecnica, a come avviene questa tecnica, ma che conoscete benissimo, no? Ecco, e poi invece questo desiderio, altro ritratto, tutta apertura, sfondo, questo l'ho fatto poco tempo fa, ecco, questa è un'altra che ho fatto in Iran, tutta apertura, e quando decido di fare quel certo ritratto, in questo modo io già imposto la macchina a diaframma tutta apertura. Invece c'è il ritratto fatto nella logica del landscape, dove io voglio tutto a fuoco. E allora è paesaggio, anche se c'è naturalmente una figura, un ritratto e figura ambientata. Via Mont Saint-Michel, io volevo che fosse tutto a fuoco. E quindi naturalmente diaframmi chiusi. Ma naturalmente diaframmi chiusi compatibilmente con l'ambiente, con il tempo, con il clima. Poi lavoro anche con gli ISO naturalmente per potermi adattare. Ecco, vedete landscape, paesaggio, dove è tutto a fuoco fino all'orizzonte. Landscape e paesaggio. Questa è la situazione che qualcuno di voi conosce in Normandia, cimitero americano, poi è chiaro che l'appostamento ti consente di fare anche foto di questo genere se hai proprio la pazienza di vedere la situazione, di capirla, ma questo ci arriviamo un pochettino dopo. Landscape, paesaggio, e questo era logico che io volessi avere tutto a fuoco, dalla prima persona fino alla fine, perché volevo proprio che l'occhio corresse su questa balaustra e prendesse questa fila, diciamo, di pescatori. Naturalmente, se avessi avuto fuoco il primo, sfocati gli altri, la foto non sarebbe riuscita in questa maniera qua. Anche questa fatta in Normandia. Ok, quindi molto semplificando molto, ritratto e figura ambientata. Facilmente il ritratto, poi vedremo i piani, comunque il ritratto è il primo piano. Sfocato dietro la figura ambientata molto più facilmente è un tutto a fuoco. Nella street photography è meglio avere tutto a fuoco. Cioè, nella street photography è meglio avere
la condizione di landscape, quindi lavorare con diaframma da 8 in su, 8, 11, 16, e poi naturalmente compatibilmente con la giornata, perché è chiaro che se voi chiudete molto il diaframma, cioè se è una brutta giornata, può diventare un po' un problema, perché potete rischiare di fare del mosso, perché naturalmente i tempi dovete adattarli ai diaframmi. Ecco, esaminiamo un po' invece questo aspetto che è quello del contenuto. Avete delle domande da fare? Qualcuno vuole chiedere qualcosa? Mi sembrano concetti molto, molto elementari. Tutto a posto, vado avanti. Il contenuto, ecco, questa parte, che io considero molto importante, è una parte che io ho intitolato Analizzare e capire la situazione. Cioè, quando voi vi trovate in un ambiente, qui io sono Piazza Grande a Bologna, quando vi trovate in un ambiente dove c'è una cosa che vi colpisce, a me questa situazione mi ha colpito, no? E bisogna guardare la situazione e cercare di capire come sfruttare bene questa situazione. Ora, guardando questi suonatori, eravamo a Piazza Bologna, tra l'altro era c'era una mostra che rievocava la vita di Lucio Dalla, e quindi vedete l'ingrandimento, la gigantografia di Lucio Dalla che era sulla parete di quel palazzo là in fondo. Quindi la cosa che mi ha colpito di questa fotografia è stata che questi suonavano il sassofono e c'era Lucio Dalla. E quindi io ho fatto questa fotografia, ve la faccio vedere, è una foto che fa schifo, cioè di per sé è una foto che non dice assolutamente nulla, no? Vabbè, curioso, una foto curiosa, no? Quello che mi aveva molto colpito era una cosa, intanto, che Lucio Dalla suonava il clarinetto, ma suonava anche il sassofono. Poi Lucio Dalla, se ve lo ricordate, a parte il cappello che c'è in questa foto qua, aveva anche sempre questi barciucchi di lana in testa, no? E allora io cosa ho fatto? Ho fatto questa foto. Ho fatto questa foto, e come l'ho fatta a fare questa foto? Io ho capito che questa foto non andava assolutamente bene. E ho pensato che invece poteva andare bene questa figura che suonava il sassofono e Lucio Dalla sullo sfondo. Ma molto semplice, ho chiesto a questo signore qui che suonava di spostarsi un po' indietro, poi mi sono un po' accovacciato per terra e poi col teleobiettivo l'ho preso di infilata e ho fatto questa fotografia qua. Quindi non è che sia una foto deformata o altre cose, semplicemente ho capito la situazione, ho capito che io dovevo. Ricordatevi, questo lo sapete già tutti voi benissimo, che molte volte la presenza in una fotografia di tanti, troppi elementi disturba, dà fastidio. Qui c'è una tipo, qui c'è un, insomma, questa è una foto incasinata, consentitemi il termine, qua che sto suonando la chitarra non si vede per intero, eccetera, no? E quindi bisogna cercare una foto semplice. Questa è una foto semplice e raffigura proprio queste cose che vi dicevo, il tipo con la barba come Lucio Dalla. Col barciucco come Lucio Dalla, suona il sassofono come Lucio Dalla, c'è questa, diciamo, contrapposizione particolare e io ho fatto questa immagine semplificata. Vedete come era prima, come era una delle immagini che ho fatto e come invece quella che mi piace a me. Ecco. Questa è un'altra situazione, analizzare e capire la situazione. Questa ragazzina in una manifestazione che c'era, io sono di Mirandola, una manifestazione che c'era sotto una galleria, suonava il pianoforte. Io facevo parte del pubblico dietro, no? Seduti sulle sedie, e poi però mi sono alzato, giravo un pochettino e ho capito la situazione, nel senso che ho visto la ragazzina, ho visto questi personaggi dietro. E allora io ho fatto un'inquadratura semplice e sembrano, volevo raffigurare queste persone come se fossero, dei giudici, dei maestri che vedevano il saggio di pianoforte della bimba. Ecco quindi il motivo di questa situazione particolare. Questa è un'altra situazione particolare, quindi sempre analizzare e capire la situazione. Il fumo. Il fumo è grandioso. Quando vedete del fumo, andate sempre a fotografarlo mettendovi in controluce, perché il controluce del fumo vi dà delle possibilità, delle chance fotografiche enormi, no? Questi qui facevano la grigliata, qui siamo in Uzbekistan, poi erano un mercato, sembra gente, potrebbe essere fatta anche in Italia questa cosa qua. E poi a un certo punto ho fatto diverse foto. Bisogna avere un po' pazienza. Io sono stato lì, ho fatto attacco uno, attacco l'altro, cercando che non si sovrapponessero le persone, no? È molto brutto se si sovrappongono le persone. Poi c'è stata questa stretta di mano e tac, in quel momento l'ho beccata. Vedete, rimane una specie di silhouette.
Ecco, questo invece in un altro viaggio, sempre un quarto l'ho fatto in Iran. Questo tipo, voi direte, per cosa c'è di tanto particolare, tanto strano, uno che fuma? Beh, attenzione, quando uno fuma in narghilè ha dei gesti di fumo, no? C'è un momento in cui aspira e un momento in cui butta fuori il fumo. E allora io ho fatto una scelta, cioè la situazione era di aspettare un attimo la fase in cui tutto viene inondato dal fumo. No, addirittura uno in cui non si vede nemmeno la faccia, perché il narghilè fa veramente tanto in quel fumo che veramente ve lo dico. E ho aspettato, e ho scelto questa, anche qui però cercando di capire la situazione. Ecco, poi ci sono delle foto, adesso poi queste cose di analizzare e capire la situazione le troviamo ancora, intendiamoci. Ci sono delle fotografie che sono descrittive. Questa è una foto descrittiva fatta in un monastero in Romania, dove c'è un bel controluce, dove c'è una situazione in cui io descrivo questa situazione. Tenete presente che le foto descrittive devono essere, se vogliono descrivere, devono essere fatte con diaframmi abbastanza chiusi. E rimaniamo nella logica di quel landscape che ho detto prima. Quindi diaframmi chiusi vi descrivono. Diaframmi molto aperti vi fanno la sfocatura, quindi non descrivono un pie. Ecco, questa è un'altra foto descrittiva. Questo è un falegname, ho fatto in Francia, insomma, in un posto, ma ero andato, lui c'aveva il negozio davanti, vendeva degli oggetti e poi ho visto che dietro c'era sta bottega. Allora dopo, dato che mia moglie parla francese, mi ha chiacchierato un po', gli ho chiesto se poteva andare nella bottega. Lui ci è andato apposta per farmi un piacere, intendiamoci, si è messo lì. L'ho messo io un po' in quella posizione lì, ha fatto un po' di lavori e ho ricavato. Faceva la sigaretta, per i francesi sempre sigaretta in bocca. E ho aspettato anche lì che venisse fuori questo fumino, che facesse un po' di quella brace. Ecco, sono tutti accorgimenti che fanno la fotografia. Molte volte si è frettolosi, no? E questo è un errore. Nella foto è vero che quando si fotografano i personaggi, parliamo di ritratto e figura ambientata, devi cogliere l'attimo. Però non è che lo cogli in un attimo solo, puoi anche star lì un attimo, vedere se da dopo il primo scatto può venire una situazione migliore e fare il secondo scatto, ecco. Quindi questa rimane però una foto descrittiva perché descrive l'ambiente, quindi diaframma, come ho detto, sarà un diaframma 8 qui. Poi ci sono delle foto descrittive, ma anche delle foto estetico-creative, dove si gioca su elementi particolari. Dove io non sono un esperto di immagini estetico-creative, ne faccio qualcuna quando mi capita. Questa è fatta nel museo Enzo Ferrari, c'è la ruota della Ferrari, il cavallino, e questa è una socia del nostro circolo che fa una foto. E qui giocare su certi aspetti, tipo la sfocatura, ne vedremo più avanti, è un valore, ecco. E nel fare delle foto estetico-creative, questa l'ho fatta nella Biennale di Venezia, anche qui sono foto, queste estetiche creative. Era un esperto che sicuramente tutti voi conoscerete, avete sentito nominare, Ivano Bolondi, era un esperto di questo tipo di fotografia, veramente da ammirare, ho sempre apprezzato tantissimo. Lui faceva sostanzialmente solo quel tipo di fotografia lì perché era proprio la sua cifra stilistica. Ecco, questa non ha nessun aspetto, nessuna parentela con quelle di Bolondi, però mi colpiva molto questo fumo particolare, questa figura e l'ombra. E quindi ho fatto questa foto che ha un carattere estetico creativo. Non vuol dire assolutamente nulla, non descrive assolutamente nulla, crea sicuramente un'atmosfera. Le fotografie estetico creative esistono e nascono per creare delle atmosfere. Questa alla Biennale di Venezia c'era un riflesso in questo strano specchio e anche questa è una foto che crea un'atmosfera particolare. Ecco, qui quindi ho detto foto descrittive, foto estetico-creative, foto concettuali. Foto concettuali a me piacciono tantissimo. E non, è un concetto questo delle foto concettuali che tende a sfuggire per lo più. E perché? Perché quando ci guardiamo intorno, anche qui bisogna capire la situazione. E a volte ci sono delle situazioni, bisogna guardarsi intorno molto. Il mondo è ricco di queste situazioni particolari. Però molte volte noi non le guardiamo, non ce ne accorgiamo, ci passiamo davanti e non ce ne accorgiamo. Ed ecco che, vedete, foto concettuale, si definisce arte concettuale qualunque espressione artistica in cui i concetti e le idee espresse
siano più importanti del risultato estetico e percettivo dell'opera stessa. Cioè non ha importanza che la fotografia sia nettamente, tecnicamente molto bella, non ha importanza che ci sia il risultato estetico, ovviamente non deve essere una porcata, deve essere, diciamo, discreta, però è più importante il concetto che esprimi, il messaggio che mandi, l'arte concettuale, la fotografia concettuale. Sono espressioni di idee e molte volte sono anche idee costruite. Nella fotografia, invece, quella che facciamo per strada non sono idee costruite, non sono foto costruite, spesso non sono foto costruite, ma sono foto in cui hai visto l'elemento concettuale nella fotografia. Qui dov'è che lo vediamo? Vedete questi vecchietti qui dietro, un po' quasi dietro una gabbia, no? Dietro queste sbarre. Ed ecco che c'è una sosta invalidi e c'è una rimozione forzata, no? Qui ho dato anche un titolo a questa fotografia, l'ho chiamata rimozione forzata, che è un po' è una foto che esprime un concetto che rattrista, no? Una società che vuole rimuovere forzatamente le persone anziane, sono invalide, non ci interessano più, e allora ci mettiamo. E allora avevo visto il cartello, ho visto gli anziani, mi sono messo nel taglio giusto. E li ho messi insieme, potevo fare anche solo gli anziani, però non voleva dire niente. Invece qui diventa una foto concettuale. Questa è un'altra foto concettuale in cui ho inserito dei rafforzamenti. E questo è importante il titolo perché si chiama Piazza dell'Amor Perfetto. Qui ero a Genova, in quei vicoli che ci sono vicino al porto, e c'erano questi due ragazzi che si baciavano. E guarda caso, io mi ero accorto che in questa piazzetta, la piazzetta si chiamava Piazza dell'Amor Perfetto. E allora mi sembrava veramente bello che ci fosse da una parte la Piazza dell'Amor Perfetto e questi due che si baciano. L'amor perfetto che è proprio vissuto da questi due fidanzati, da questi due ragazzi. Il titolo è importante perché ci aiuta a capire meglio la foto. Io do sempre molta importanza ai titoli. E a volte, insomma, il titolo della fotografia, il titolo audiovisivo ci aiuta tantissimo a interpretare le cose. Ecco, questa l'ho intitolata Cerco lavoro. Quindi queste sono foto concettuali. Questa è una foto che contiene un messaggio. Ho scritto qui Cerco lavoro, importanza del titolo. Ecco, allora, ovviamente, questa fa parte delle fotografie concettuali per cui. Come vi ho detto, non è importante che la fotografia sia esteticamente bella. Qui gli elementi sono costituiti da questa ragazza con questo volto un po' sfocato e triste, e dice la scritta: Sono una ragazza di 38 anni, referenziata con esperienze in pulizie, casa, condominio, eccetera, stiro, cuoca per anziani, per privati o ristoranti. Assistenza anziani, babysitter, tariffa scontata, non perdi tempo, chiamate per info, ci sono i numeri del cellulare. Cerco lavoro. E dietro c'è la bandiera italiana. Quindi un'Italia che cerca lavoro, in cui la gente cerca lavoro. Vedete che questa bandiera italiana è strappata. C'è il verde, il rosso e il bianco della scritta. Vi dirò che questa è una colonna di cemento che sorreggeva, non so, su un lampione in questa piazzetta vicino a casa mia. E la bandiera era la bandiera del 25 aprile, però finito il 25 aprile qualcuno aveva strappato la parte centrale. Questa scritta qua era appiccicata con lo scotch al lampione, però dietro. E io ho staccato lo scotch e ce l'ho messa in mezzo tra il verde e il rosso, proprio per creare, diciamo, questa strana bandiera tricolore. In cui il tricolore, che dovrebbe essere elemento così di unione, di esaltazione, anche di libertà e anche, se vogliamo, per certi versi, insomma, di gioia, di benessere, così diventa invece un tricolore strappato, un tricolore dove c'è, rappresenta un'Italia in cui ci sono ancora tanti bisogni, in cui la gente cerca lavoro. Ecco, questi sono messaggi. Poi è chiaro che io questo l'ho esposta anche in una mostra, era stata molto apprezzata, proprio perché effettivamente. Sono fotografie che portano ad una riflessione, portano a riflettere. Anche questa foto con messaggio, il pasto, l'importanza del titolo. Questo sotto i portici di Bologna, no? Questo mendicante, ed ecco che qui c'è la locandina del pasto.
E lui, il poveretto, cerca dei soldini per andare a farsi un pasto, per andare a mangiare. Ecco, anche questo c'è un messaggio. Ecco, guardandoci intorno, questo io vi trasmetto quello che piace a me, poi dopo magari uno dice che schifezza. Insomma, spero che vi possa dare qualche suggerimento, qualche idea per come lavorare. Poi uno deve fare quello che si sente. Parliamo sempre di fotografia di strada. Nell'ambito del concetto c'è la possibilità di inserire elementi conflittuali. Elementi conflittuali sono questo, ad esempio, dove c'è questo personaggio di un poster pubblicitario degli occhiali, fisicamente piuttosto ben messo, e davanti passa questo vecchietto col bastone, no? Quindi il conflitto dell'età. L'anziano e il tipo della foto. Tenete presente che io ho visto la foto, vi dico solo questo perché uno dice: ma gli è venuta così? No, io ho visto la situazione, ho visto la foto, no? Mi sono messo dall'altra parte della strada, ho puntato il teleobiettivo, ho sistemato la macchina fotografica e poi io semplicemente ho aspettato che passasse la persona giusta. Ero stoccata e ero anche da solo, tra l'altro, perché mia moglie era in giro e quindi io ho avuto tutto il tempo che volevo. È passato della gente, il bambino, la donna, cioè. E poi è passato questo qui e io l'ho beccato proprio esattamente in questa posizione. Perché in questa posizione? Perché non doveva essere più avanti, se no copriva la persona. Ci doveva essere proprio un rapporto sulla linea dei terzi. Ecco, e poi parleremo un po' delle geometrie. E anche questa è un po' la stessa situazione, questa donna. Questa l'ho fatta, mi sembra, in Puglia, Bari, forse si parlava di Bari prima. Non mi ricordo se è a Bari o Ostuni, boh, vabbè, tanti anni fa. E anche questa è una condizione di elementi conflittuali. Guardatevi bene intorno perché i manifesti, sono estremamente utili nelle nostre fotografie. I manifesti, i poster, i murales sono molto utili perché creano molte volte, ci danno degli spunti per creare o mettere in evidenza degli elementi conflittuali o comunque per valorizzare la nostra immagine se sono scelti bene, naturalmente. Ecco, questo è l'inserimento di elementi conflittuali, l'età. Questa, tra l'altro, è una fotografia che mi arrivò una telefonata della redazione di Photo It, loro l'avevano vista su Instagram e me l'hanno chiesta perché volevano pubblicarla su Photo It. Infatti è stata pubblicata su Photo It, ma non perché se l'ho mandata io, intendiamoci, io non faccio né concorsi né niente, l'avevano solo vista e gli era piaciuta. E qui e la logica è particolare, attenzione, siamo a Rimini, io ero qua, dove vi faccio vedere con la freccia, no? Qui c'è un pedonale, dove ci sono queste panchine, c'è un pedonale. Io ero qua con mia moglie. E passeggiavamo e ho visto queste persone che facevano questa ginnastica e ho visto queste due figure. E allora ho capito la situazione e ho detto: guarda, donna anziana e giovani che fanno ginnastica. Tomo, guarda che conflitto di età che c'è, interessante. E allora a piedi mi sono fatto tutto il giro, girato tutto attorno, eccetera, eccetera, e mi sono portato dietro questa signora con la sua badante. E ho fatto questo tipo di inquadratura. Inquadratura naturalmente nella logica del landscape, quindi io ho preparato la macchina con i diaframmi abbastanza chiusi. E naturalmente, se si giravano verso di me era un po' una sfortuna. In realtà loro non se ne sono fregati, hanno guardato in là. E dopo è chiaro che nasce una storia, no? La storia di questa donna: guarda, se io sono 6 rotelle, come era bello quando ero giovane, come sono liberi loro che fanno ginnastica. Cioè, c'è tutta una logica, no, in una fotografia di questo genere, c'è tutto un ragionamento. Quindi non è una fotografia. Ovviamente, vabbè, c'è anche in questa una certa componente estetica, perché c'è una bella linea di fuga, no? Qui c'è un angolo molto interessante, la regola dei terzi piuttosto rispettata. C'è anche una, insomma, anche tecnicamente è riuscita abbastanza bene, però non era la ricerca tecnica che volevo io in questa fotografia, era proprio l'elemento del conflitto dell'età. Trasformazioni generazionali. Questa donna, che probabilmente è la zia o la nonna o la mamma, non so, vestita con i panni tradizionali dei Maramures, e qui invece sua figlia, penso, che è vestita in maniera moderna. Vedete come le trasformazioni generazionali portano anche abbigliamenti diversi. Ecco, questa è un'altra. Questa l'ho fatta a Lucca, e mi
sono trovato sul sagrato di questa chiesa, c'era questa situazione molto interessante. Questi due, voi dite, ma cosa c'è di interessante? Insomma, guardiamoci, ci sono due persone anziane che sembra che litighino, lui è un po' seccato, lei sembra non capire, e due ragazzi che si baciano là dietro. E quindi voi capite che, ci sono delle, che tutti noi, quando eravamo a questa età qua, ci baciavamo là dietro. E adesso molti di noi si trovano in questa situazione qua. Vedete come le generazioni si trasformano, no? I giovani e gli anziani. Loro giovani diventeranno anziani, forse anche loro ci saranno in questa situazione, no? Quindi gli elementi conflittuali in una stessa inquadratura. Io potevo fotografare solo queste due persone o fotografare i ragazzi che si baciavano, ma non me ne fregava assolutamente nulla. Erano foto che non servivano a niente. Invece questa fotografia qui esprime proprio è una fotografia ovviamente concettuale. C'è qualcuno, Raffaele, che vuole entrare. Eccolo qua, adesso arriverà anche lui. Ci siamo? Ecco, inserimento di altri elementi conflittuali. Guardate quanti spunti che ci sono in giro. E io qui sono in Danimarca, no? E ero così su questa, ero su una panchina con mia moglie, siamo in un posto lì vicino al mare, e c'erano queste tre persone, girate tutte e tre in là. E a un certo punto io ho visto, guarda, ti dico che roba strana, un po' particolare, in Danimarca. Lui è chiaramente, lei è una biondona, lui ha i capelli biondi, insomma, un tipo sicuramente molto molto europeo, e hanno questo bambino che probabilmente è un bambino adottato, no? Questo bambino di colore adottato. Però erano tutti e tre girati in là. Io cosa ho fatto? Ho preparato la macchina fotografica, bella inquadrata, bene, tutto a posto, tempi, diaframmi, eccetera, quella sfocatura dietro, non volevo sfocare troppo perché volevo che si capisse un po' l'ambiente intorno, quindi avrò usato un diaframma 8 qua, un 5, 6, un 8. E poi volevo che il bambino si girasse. E allora io gli ho fatto un verso, gli ho fatto così, il bimbo si è girato e io ho fatto la foto perché ero già pronto. Ho fatto il verso mentre avevo la macchina puntata. Lui si è girato, scattato. E qualcuno parlava prima di Erwitt, no? Avete visto questa mostra di Erwitt? Non so se sapete che Erwitt girava con una trombetta. Non so se chi è andato a vedere la mostra, se gliel'ha raccontato o se l'ha letto da qualche parte, ve lo dico io perché lo so della sua storia. Girava con una trombetta e lui era uno dei grandi della fotografia di strada, però anche della fotografia ironica. E girando con la trombetta, non era una trombetta da quelle che suonano tipo, no, erano quelle che si usavano una volta sulle biciclette, quelle che hanno il pomello di gomma fatta a tromba. Quella che adesso non le vediamo più naturalmente, quelle vecchie, diciamo, trombe da bicicletta o da motorino, insomma, o anche da macchine d'epoca, intendiamoci. Lui aveva questa tromba e la teneva con sé. E poi andava dietro la gente e poi faceva puè con la tromba. La gente si girava e lui faceva la foto. Erwitt faceva le foto. Quella foto famosa dove c'è quel cane che salta con le quattro zampe è stata fatta esattamente con quella tecnica lì. Lui poi non sapeva come avrebbe reagito la gente, ma del resto neanche io sapevo se il bambino si girava o se si giravano tutti e tre, perché se si giravano tutti e tre era brutta. Invece si è girato il bambino proprio con l'espressione giusta. E a volte il fattore C aiuta molto, un po' di inventiva, un po' di fantasia. Un po' di fattore C e salta fuori la foto che ho esposto, tra l'altro una foto che ha avuto molto successo, che ho esposto in una mostra l'anno scorso sull'Europa e che era anche nella locandina della mostra, che è stata anche molto molto quotata come fotografia. Cambiamenti sociali, una società che cambia, una società che diventa inclusiva, in cui anche in Danimarca effettivamente le famiglie diventano famiglie multietniche. E questo è un cambiamento sociale importante a cui dobbiamo prestare attenzione e anche la fotografia può permetterci di prestare attenzione a queste cose. Cambiamenti sociali, questo è fatto in Iran e questo è un ritratto, tipicamente ritratto, vedete la sfocatura dietro, tutta apertura. E allora io avevo visto questa tipa guardava il cellulare, lo teneva sollevato così, lo guardava da lontano. Cioè tenendolo, diciamo, a distanza. Nell'origine lei era girata verso il cellulare. Io ho visto la situazione, ho detto, boh, sto bello, sto cellulare. Perché cambiamenti sociali? Perché la donna iraniana fa fatica a pensarla col cellulare in mano. Invece là c'hanno tutto il cellulare. Quindi la società, anche iraniana, sta cambiando. Cioè il velo lo devono tenerlo perché è una dittatura teocratica che obbliga al velo, come ben sapete.
però il cellulare ce l'hanno. E a un certo punto io anche lì il fattore ci si è girata e tac, io ho scattato. Probabilmente lei ha capito che era, si sentiva un po' osservata e quindi si è girata. Tenete presente che sì, questi sono scatti rubati. Io, se vedo che una persona non vuole farsi fotografare, io rinuncio, non ho bisogno di quelle foto troppo rubate. Però è chiaro che questa è fantastica, nel senso la composizione, la regola dei terzi, la situazione, questi occhi incredibili dietro questo velo, no? E così. Dopo vi farò vedere tutto l'audiovisivo, alla fine se facciamo in tempo, quello dell'Iran, dello Shador. Ecco, anche qui. Utilizzando la logica che vi dicevo prima dei murales, elementi conflittuali, la tradizione e il progresso. Questo l'ho fatta in Calabria, in una località che si chiama Diamante, dove tutta la città è tempestata di questi murales, ce ne sono di tutti i tipi. E molti murales rappresentano la vecchia Calabria, una Calabria dove la donna era velata, eccetera. Qui era lungo la strada e c'era questa immagine sul muro molto, molto interessante. E ho visto che dalla strada in salita veniva su questa ragazzina. Io ho aspettato che passasse davanti e ho fatto lo scatto perché il murale da solo non mi interessava. È un murale sbello, ma non è, che, è come il discorso che facevo all'inizio, no? È come dire: io fotografo una bella fotomodella, ho fatto una bella foto. No, è bella la fotomodella. Qui è bello il murales, ma invece ambientato in questa maniera qua, si crea una situazione: da una parte la tradizione e dall'altra il progresso. Vedete queste figure retoriche di cui forse Bicocchi vi ha parlato, l'antitesi, due elementi di significato opposto. E qui stesse cose, a Istanbul, donne velate che aspettano l'autobus, quindi la tradizione e l'autobus che rappresenta il progresso. In Perù, la donna, antitesi, no? La donna, peruviana, diciamo vestita con gli abiti tradizionali che rappresenta la tradizione e progresso in mezzo al traffico. Oppure altri elementi conflittuali, no? Poi passiamo ad altri argomenti, non vorrei stancarvi. Lo stato sociale. Lo stato sociale è una cosa, io amo moltissimo la fotografia sociale, io sono molto portato per la fotografia sociale. E questa è una sezione che io ho fatto a Cici Castenago in Guatemala, dove non mi interessava riprendere la scena intera. Dove c'è una donna americana che si va a pulire le scarpe da questo ragazzino. Mi interessava il gesto, il ragazzino, la figura retorica che si chiama Sineddoche, da un particolare deduci generale. Ricordatevi quello che ho detto all'inizio: una foto che racconta una storia, e questa racconta una storia di miseria, una storia di povertà, e anche una storia invece di questa donna, che è sicuramente una donna ricca americana, che, oppure magari anche italiana, che si fa addirittura pulire le scarpe e così. C'è un che è disprezzante, no? Ecco, come vedete questi elementi conflittuali e l'occhio del fotografo che becca esattamente una sfocatura estrema dietro. Questo qui, tra l'altro, tenete presente che è una diapositiva scansionata, allora io facevo diapositive quando sono andato in Guatemala. Ok, questo invece è in Tibet, anche questa è una diapositiva scansionata, contrapposizioni politiche, quindi la cerimonia dei monaci tibetani. Controllati dalla polizia cinese. Quindi vedete c'è questa antitesi, contrapposizioni politiche, non solo sociali. Inserimento di elementi ironici. Questa è Dozza. Dozza si trova vicino a Bologna, anche questa città di murales. Vedete come i murales aiutano, no? Qui è una fotografia che difficilmente si può fare. Perché? Perché regolarmente, non so per quale motivo, i vigili non hanno messo un divieto di sosta e davanti a questo murales ci sono sempre delle macchine parcheggiate. Quindi io invece ho avuto la fortuna che non c'era nessuna macchina parcheggiata, ho avuto la fortuna che c'erano questi due ragazzi, ho avuto la fortuna che guardassero in su, questo guardava in giù e per conto suo, logicamente guarda in giù da sempre. E quindi c'è questa contrapposizione di sguardi, no? Lo sguardo di questo, lo sguardo della donna, del ragazzo, c'è questo triangolo di sguardi che è molto interessante. Anche dal lato cromatico è una foto che secondo me ha un suo perché. E c'è un elemento ironico. Altra foto di ironica, no? Sindaci in mostra. Questo gli ho dato proprio questo titolo. Sindaci, questo l'ho fatto, l'ho presentata in una mostra fotografica. Sindaci in mostra. Questi sono sindaci, 150 anni dell'Unità d'Italia, a Modena era stata allestita una mostra, quindi i sindaci sono andati nella mostra, ma loro sono anche in mostra loro stessi, si esibiscono, no, come sindaci con la loro fascia tricolore.
Ecco, quando io sono andato in questa situazione qui, ho guardato, intanto non erano messi così, erano in questa sala in ordine sparso, uno di qua, uno di là, guardavano le loro cose, così no. E poi qui c'era questa bandiera italiana che era un po' messa in qualche maniera. Allora io cosa ho fatto? Ho steso bene, abbastanza bene la bandiera italiana. Poi ho chiesto a questi sindaci di girarsi di spalle e di guardare il muro. Ho preso dentro la scritta 150 anni, i sindaci sono di spalle. E ho fatto la fotografia, quindi è una foto che io ho costruito con loro. Io non ho paura a chiedere alla gente, la gente non ti mangia mica, eh. Cioè io chiedo alla gente, senta, se non vuole non lo fa, appunto. Sono un po' sfacciato, devo dire la verità, però una foto così non potevo farla con uno che guardava da una parte, uno che guardava dall'altra, devono essere tutti un po' allineati. Attenzione in questi casi che devono essere sempre allineati in maniera tale da non essere uno davanti all'altro. Perché è brutto, no? Questo avviene anche quando fate le foto di gruppo, non ci deve essere una persona che nasconde un'altra. Ok, quindi abbiamo visto un po' questa parte che riguarda la forma, che riguarda il contenuto. Abbiamo parlato del contenuto. Facciamo qualche domanda? Interrompo un attimo la condivisione, c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Tutto a posto? Valentino, siamo a posto. Tutto chiarissimo, almeno per me è tutto chiarissimo. Vabbè, dai, proviamo ad andare avanti. Comunque, io ti faccio fermo per Luigi. Molto interessante la parte relativa alle contrapposizioni che permettono di mettere in luce gli eventi che sono normalmente nascosti e uno non ci si fa caso. Sì, proprio questo capire la situazione, capire quello che si sta guardando e guardarci anche molto attorno. Ecco. Va bene, dai, vado avanti, poi dopo magari facciamo qualche altra piccola sosta. Adesso parliamo un attimo dei formati. Poi man mano che parliamo dei formati vengono fuori altre di queste cose che vi ho fatto vedere adesso, intendiamoci. Allora, adesso usiamo tutti il formato orizzontale. Prevalentemente il formato orizzontale, però c'è anche il formato verticale. Quando avevamo le diapositive si scattava in orizzontale e in verticale. Ci sono però delle regole. Io faccio audiovisivi e quindi sostanzialmente mi interessa il formato orizzontale, però scatto anche in verticale. E occorre tenere presente dei principi generali, no? E questi ve li ho un po' scritti. Il formato orizzontale ha un effetto di armonia e distensione. Questo è un concetto. Noi in orizzontale abbiamo esattamente la riproduzione della visione dei nostri occhi. I nostri occhi vedono in orizzontale, non vedono in verticale. I nostri televisori sono tutti in orizzontale. Quando andiamo al cinema, vediamo in orizzontale. E poi è chiaro che questo formato. Da dove nasce il concetto di armonia? Perché noi percepiamo armonia? Percepiamo armonia perché vediamo una cosa che viene riconosciuta dal nostro cervello. Cioè il nostro cervello riconosce il formato orizzontale, lo riconosce e gli piace poterlo riconoscere, come uno che tu vai in Germania, no? E non sai un tubo di tedesco, non sai un tubo di inglese, vai in un bar e poi a un certo punto dici, ma un caffè ti viene da dire, no? E il barista dice, ma di dove vieni? Sono italiano anch'io. E lì c'è una gioia, no? Nel trovare che il barista, in mezzo a tutta questa marea di tedeschi, non ci capisci niente, parla italiano, no? E questo crea in te serenità, crea armonia, crea sicurezza. Avere riconosciuto. Questo riconoscere elemento importante. Elemento che dà a noi sicurezza, che dà a noi armonia e distensione. Io ho fatto l'esempio del barista, mi è capitato una cosa del genere, non la sto neanche a raccontare, mi è capitata in Serbia, non in Serbia, nella vecchia Jugoslavia, era ancora la vecchia Jugoslavia di Tito. Ok, è una situazione molto incresciosa, tra l'altro, dove ho trovato casualmente, proprio in questo modo, un italiano che era al bar e che mi ha aiutato in tante cose. Ok, quindi vedete che questa è la situazione di armonia e distensione. Del resto, i paesaggi vengono fatti tutti in orizzontale, pensateci. Ecco,
formato orizzontale, anche quindi usciamo dal paesaggio e ritorniamo in una street, qui siamo a Palermo, armonia e distensione. Tenete presente, adesso ve lo dico subito, che nelle mie fotografie voi troverete, qui c'è un capitolo apposta, però troverete un fortissimo rispetto delle geometrie. Ormai è una cosa che mi è venuta acquisita, cioè non ci penso neanche più. Però la classica regola dei terzi per me esiste sempre, ma ce l'ho in testa. Non è una cosa ormai che boh, mi è venuta così. E anche qui, quando io faccio l'inquadratura, io inquadro spostando queste persone da questo lato per dargli respiro davanti. E c'è questa linea orizzontale all'altezza degli occhi, questa linea orizzontale all'altezza della panchina. E questo c'è l'elemento prioritario dove cade il nostro sguardo, è il primo frate. E il primo frate ha, diciamo, la testa proprio all'incrocio della regola dei terzi. Ma questo non è che io lo faccio perché me lo studio, penso, aspetta che lo sposto la regola dei terzi. No, a parte che io nella mia macchina fotografica ho attivato le linee, quindi io ho le 6 linee, io ce l'ho, scusate, una, due, tre, quattro, le 4 linee io ce l'ho attivate sempre, per cui diventa più facile, mi serve anche per tenerle dritte le foto. Però ecco, mi viene istintivo, penso che debba essere così, deve venire così pian piano un po' per tutti, insomma, per molti di voi sicuramente già così, per altri è bene che venga, cioè la foto deve essere poi composta nell'istinto. Ecco, vedete, anche qui il formato orizzontale segue la composizione degli elementi della foto. Anche qui gli elementi della foto sono, cioè non potevo farla in verticale, no? Questa era possibile solo in orizzontale, se no tagliavo le mani alla bambina e la bambina piangeva, poverina. E invece lei ha questo bello sguardo, no? Questi occhioni fatti in Perù e la posizione è una specie di L, una specie di L, dove le mani ovviamente devo rispettare la forma del corpo in questa posizione particolare. Vedete, il formato orizzontale segue la composizione degli elementi della foto. Qui ero in Vietnam l'estate scorsa e ero andato in una classe così dove c'era questa bimba, e ho fatto la foto in verticale, ho fatto tutte le fotografie, poi si è rotto le balle, si è messa coricata sul banco e mi è piaciuta questa inquadratura particolare che ho voluto fare in orizzontale perché rispetta la composizione degli elementi. Lei è semicoricata, quindi la posizione è in orizzontale. Anche questa. Vedete che anche qui le due figure, in una geometria abbastanza discretamente rigorosa, sono due sedute e quindi formato orizzontale. Invece il formato verticale accoglie soggetti a sviluppo verticale, ovviamente, verticale, ed è più aggressivo, trasmette tensione. Perché? Perché nostra testa, il nostro cervello, nel formato verticale non si riconosce. Il formato verticale viene messo un po' in difficoltà, mette un po' in difficoltà il nostro cervello. Il nostro cervello è abituato a tutte le cose in orizzontale. Quando si trova una cosa in verticale, va un po' nel pallone e quindi ritiene una cosa un po' insolita, però anche più interessante. Il formato verticale è spesso molto interessante. È un peccato che la televisione sia tutta in orizzontale, però insomma è una regola così. Però vedo che ad esempio nei social tantissima gente fa le riprese col cellulare, le fa riprese, poi le trasmette in verticale. Poi sono scelte così. E trasmette tensione. Poi permette di includere più piani. Cioè c'è una scansione dei piani. C'è una scansione dei piani. E dà un senso di profondità. Il formato verticale dà profondità. E poi costringe a una scansione visiva permettendo di isolare dei dettagli. Quindi sono tutte caratteristiche importanti. Ecco, vedete, poi ci sono delle cose che assolutamente voi non potete fare in orizzontale, cioè questo qui, vedete, formato verticale, un campanile non lo potete fare in orizzontale, insomma, è un guaio, a meno che non siate a 700 metri. Accoglie soggetti a sviluppo verticale, vedete? Accoglie soggetti a sviluppo verticale. Il ritratto, vi ricordate la primissima foto con cui ho presentato stasera, quella di quel tipo particolarissimo con la barba, era in verticale. Ecco che questa ragazza è in verticale. Poi pensate, ad esempio, voi avete la carta d'identità, andate a vedere com'è la vostra foto nella carta d'identità, è in verticale.
La testa degli uomini e anche quella delle donne è una testa verticale, si sviluppa verticalmente. Testa più collo più spalle è verticale. E quindi noi nel fare il ritratto teoricamente dovremmo farli tutti in verticale. Poi in realtà si può fare tranquillamente anche in orizzontale, come vedremo. O per i motivi che ho detto prima, cioè questi per mettere gli elementi compositivi della foto o per altri motivi. Ecco, vedete che se io faccio questa qui ero. Un'amica di mia figlia, una festa che tempo fa, allora anni fa, diversi anni fa. Qui l'ho fatta in verticale, però quel giorno lì ho fatto la foto in orizzontale a lei e vedete come il formato orizzontale mi butta dentro elementi di disturbo. C'è la testa di una ragazzina dietro, c'è questo muro del cavolo a destra, scusate, a sinistra della ragazza, c'è questa specie di supporto qui che non so cosa sia, elementi di disturbo che qui non ci sono, qui la foto è molto pulita. Questa è sempre la stessa festa, il formato orizzontale introduce elementi di disturbo. Voi direte, quali sono gli elementi di disturbo? Le vetrate non c'entrano niente. Gli elementi di disturbo, dopo io ho riscattato la foto, e questa che vedete è una foto diversa, perché se voi guardate, ad esempio questa ragazzina qua, le dita qui sono unite e qui sono divise, no? I ragazzini dietro sono disposti diversi, sono due foto diverse. Uno l'ho fatto in orizzontale e uno l'ho fatto verticale. Questa qui per me è una foto sbagliata perché inserisce delle cose che non c'entrano niente col soggetto. Ricordatevi che quando noi guardiamo una foto, noi andiamo a guardare una cosa precisa. Tutte le altre cose che sono di disturbo, danno fastidio. Se non c'entrano, non c'entrano. O le mettete dentro perché c'entrano, perché sono importanti, e allora ci sta tutto. La donna con la sedia a rotelle, con i ragazzi che fanno ginnastica, è logico che devo mettere dentro tutto. I sindaci con la scritta 150 anni e dell'Unità d'Italia, dovevo mettere dentro tutto. Ma qui questo riflesso delle case non c'entra. Ed ecco che la foto giusta è questa, in verticale. Formato verticale riproduce la forma del soggetto e accentua la drammaticità. Vedete la drammaticità di questo soggetto, piuttosto che un rom, questo qui che ho fotografato. Qui l'ho fatta a Bombay, anche qui sempre l'ho fatta, allora era una diapositiva, l'ho fatta è leggermente sfocata, no? Lì è stata una cosa proprio fatta molto al volo. Bombay trovate tanti anni fa, insomma, si trovavano queste situazioni, forse ci sono ancora, questo qui che beve in una pozzanghera e questo qui tutto nudo. Situazione di per sé drammatica e la drammaticità è esasperata dal formato verticale. Il bianco e nero, adesso qua dopo parleremo un po' del bianco e nero, è un altro tipo di formato che accentua ancora di più la drammaticità. Formato verticale accentua la drammaticità della sezione riprese e permette anche di isolare un dettaglio. Non pensate che questo sia un crop di una foto grande, no, questa è una diapositiva fatta così. Allora, quando io, questo è nel Mali, e Mali sono stato nell'84, nell'83, mi sembra, no, nell'84, nell'86 ci sono stato, 1983. Allora la digitale non si sapeva neanche che sarebbe venuto fuori. E questa è una diapositiva, quindi così com'è, scansionata, e vedete come io già allora facevo la foto in verticale e andavo a isolare il dettaglio, questo bimbo, gli occhi, la mosca sul naso, la goccia, non so se vedete bene. E non ha importanza far vedere la mamma, tutto parla da solo, no? Questa mammella quasi arida, no? Avvizzita, quasi senza latte, no? Racconta una storia. Ecco, questo l'ho fatto a Napoli, anzi a Portici, durante una processione della Madonna, aspetta, si chiama, ma non mi ricordo più, e vedete che qui c'erano queste vongole, no? Perché qui passano con la processione proprio per le stradine. E allora il formato verticale ha permesso una scansione, l'occhio parte da queste vongole, segue questa diciamo, linea obliqua e raggiunge queste persone con la Madonna in alto. Quindi la scansione visiva nel formato verticale diventa molto interessante. Ecco, vi faccio vedere due o tre note, vabbè, parliamo un poco di attrezzatura, penso che siate tutti attrezzati. Per l'attrezzatura vi posso dire che
bene usare ottiche diverse, usare, io uso tutto, quindi quando vado in giro sono abbastanza attrezzato quindi se c'è bisogno del grandangolo c'ho il grandangolo, se c'è bisogno di un teleobiettivo c'è un teleobiettivo, il normale c'è il normale, cioè io cambio l'ottica abbastanza rapidamente, ormai sono abituato, ho sempre fatto così. Perché? Perché effettivamente le ottiche si comportano diversamente a seconda del punto di ripresa. Adesso vi dirò delle cose tranquillamente molto elementari, no? Che sicuramente voi sapete già, però questo è uno schemino preso da un libro. Se voi fate una fotografia col grandangolo, avvicinandovi molto al soggetto, il naso diventerà più grande e ci saranno, gli occhi saranno un po' più lontani, il grandangolo tende a deformare. Ecco, quindi il risultato, dice qui, è che gli elementi in primo piano appaiono ingranditi, quelli più lontani risultano più piccoli. Quindi attenzione a usare il grandangolo nei ritratti. No, è meglio di no. Oppure se avete un 35 si può utilizzare la morte civile del ritratto è sicuramente l'85 o il 100. Sono le ottiche da ritratto. Poi ovviamente più apertura c'è, se è 2,8 ancora meglio. Ecco, questa invece è presa con normale. Normale, voi sapete che è 50 mm. Questa ripresa con normale riproduce normalmente le cose, la prospettiva è corretta, c'è una giusta proporzione tra le cose. Prendendo dall'alto, ci sono questi tagli dall'alto, poi ne farò vedere qualcuno che ho fatto io. La ripresa dall'alto tende a rendere la testa grande e il corpo piccolo, cioè più voi fate la foto dall'alto e maggiormente la testa sarà grande, le mani un po' più piccole, il corpo ancora più piccolo. Vedete, la testa appare troppo grande, il collo scompare, le gambe si accorciano, la persona sembra schiacciata verso terra. Ricordatevi una norma che credo sappiate già, perché c'è un po', insomma, di quelle cose elementari: quando si fotografano i bambini bisogna assolutamente mettersi alla loro altezza. Non fate i bambini dall'alto. Voi siete alti, il bambino è piccolo, verrebbe istintivo fare il bambino da sopra. E questa qui è una cosa cattiva. Il bambino schiacciato sul pavimento soffre, piange, non è contento, la foto diventa una schifezza. Voi dovete portare pazienza, chinarvi, mettervi in un ginocchio come ha messo questo tipo qua e fare la foto. Oppure, se avete una macchina col dorso orientabile, state, tenete la macchina in basso e col dorso orientabile fate la foto, però portate l'ottica sempre all'altezza degli occhi del bambino, mai sopra, eh? Mai so ecco, poi si fanno le foto come questa che servono per alla Brunetta, quando Brunetta si faceva fotografare, essendo molto piccolo, si faceva fotografare sempre per essere slanciato, no? Gambe lunghissime, testolina piccolina, quindi la ripresa dal basso crea queste deformazioni. Ok, e quindi vedete, questo è un fatto tecnico, probabilmente sono cose che sapevate già, però possono essere utilizzate nell'ambiente, no? E io qui ero a Oslo, anche lì mi sono trovato, c'è un museo Vigeland che è in un grande parco in periferia di Oslo, bellissimo, dove ci sono queste grandi statue di granito che raffigurano le fasi della vita dell'uomo. C'era questo signore qui, che però, attenzione, non lo conosco assolutamente, che era seduto lì. E io ho pensato che lui aveva la testa pelata, queste figure avevano la testa pelata, lui aveva una faccia un po' arrabbiata, questi aveva una figura, una faccia un po' arrabbiata, ho pensato a questa figura retorica similitudine. Cioè, diciamo che la figura retorica similitudine ce l'ho piazzata per il corso, ma non certo perché là ci ho pensato. Però istintivamente ho visto questa similitudine. E mi sono messo dal basso, però vedete, questa ripresa dal basso non è come questa ripresa dal basso dove le gambe sono deformate. Qui è ripresa dal basso, ma, no, ma in maniera tale che non c'è deformazione. E tutto è contro un cielo molto interessante. La maglia grigia del tipo si sposa bene col granito, con le nuvole del cielo, con questa atmosfera molto molto particolare che ci dà anche questo grande cielo intorno. Quindi un punto di ripresa dal basso. Invece punto di ripresa dall'alto, con questo qui, tra l'altro, uno dei pochi concorsi che ho fatto che ho vinto. La ripresa dall'alto, e anche qui, ero in un mercato dove c'era un terrazzamento,
sono andato sul terrazzamento, c'erano queste bancarelle sotto. Poi non so se non mi ricordo, dove aver fatto un fischio, un rumore, qualcosa, perché volevo attirare l'attenzione della tipa, tipo Erwin. E la tipa si è girata in su e io ero pronto e ho scattato. Attenzione che questa ripresa non è ritagliata, la foto è così. E c'è questa diagonale che io ho studiato con molta attenzione. Se io tagliavo via dei pezzi di questa, di queste cose, di questi, come si chiamano, questi contenitori, se tagliavo male qui sotto era brutta la foto. E sono piccoli errori. Abituatevi ad avere un taglio, una ripresa perfetta. Perché, diciamo, io ho questa abitudine qui, adesso io sbaglio tante cose anch'io, tranquillamente, poi rimetto nel cestino, adesso c'è. Però chi ha lavorato con le diapositive sa benissimo che avevi a disposizione 36 foto ed erano quelle lì. Quindi se tu tagliavi, non è che poi dopo andavi a recuperare con Photoshop, non esisteva Photoshop. Per cui è chiaro che noi ci siamo abituati, chi viene dall'analogico si è abituato a fare tutto perfettamente. Luigi Borrone è entrato in sala, ammetti, ok. Quindi punti di ripresa, ecco sempre questo punto di ripresa dall'alto, ecco vedete, ero su un ripiano più alto, c'era questa scolaresca e mi è piaciuto molto questo cerchio, questo tavolo rotondo, tutti i ragazzini intorno, le insegnanti, c'è anche questo insegnante qui che sta guardando verso di me che si è accorta che faccio la foto. Ecco, riprese dall'alto si fanno anche queste cose qui. Ecco, il grandangolo lo facciamo, lo usiamo prevalentemente nei paesaggi, lo usiamo prevalentemente quando, anche in una street, ad esempio, quando vogliamo creare un ambiente urbano, quando vogliamo fare un'architettura. Ecco, si può usare il grandangolo nel ritratto? Direi di sì. Ecco, questo ad esempio è un modo di usare il grandangolo nel ritratto. C'è questa ragazzina, anche questa è una foto concettuale per certi versi, no? È tutto meno che a dieta, no? Lei mangia, qui davanti al primo piano, primissimo piano c'è la Nutella, qui c'è la marmellata, qui c'è la panna, poi la panna spray, lei che mangia, no? È così, una rappresentazione scherzosa e di questa situazione presa con il grandangolo. Quindi vedete che il grandangolo, tenete presente che il grandangolo di solito non dà sfocatura dietro. Però se lo usate a tutta apertura, sì. Quindi state bene bilanciati, con il grandangolo state attenti, perché se c'era tutta apertura può darvi un po' di sfocatura dietro. Questa forse era meglio, questa foto qui era meglio se non era troppo sfocata dietro. Probabilmente qui ho aperto un po' troppo. Questa è un'altra fotografia fatta, un altro ritratto fatto con il grandangolo. Qui la sfocatura dietro mi stava benissimo, l'ho cercata, e questa è la persona che guarda verso di me. Ricordatevi una cosa interessante che ve la voglio dire perché fa parte del mio bagaglio un po' di esperienza, insomma, in modo che cerco di trasmettervi un po' quello che realizzo, realizzato, eccetera. Quando voi fotografate con il grandangolo, a parte che bisogna vedere che grandangolo avete, se avete un 28, qui era un 28, devo dire la verità. Aspetta, il Tibet, o un 28, forse un 20, adesso non mi ricordo. Mettiamo che sia è una foto da 28 mm, quindi non è un super grandangolo. Adesso c'ho un 15 corretto e ho cambiato tutta l'attrezzatura, altrimenti non c'ho più l'analogico, no? Sono grandangoli furbi, dal 20 in giù, non parliamo di fisheye, parliamo di grandangoli corretti, dove che non deformano le linee, se è di qualità. Allora, quando voi fate una foto col grandangolo, se c'è una persona, che può essere interessante questa persona qua, no? Voi non avete bisogno di, se gli puntate la macchina fotografica contro, potete, magari quello sorride, si fa fare la foto e va bene. Però lui viene bello centrato nella fotografia. Se invece lui non vuole farsi fotografare, va allunga la mano, vi dice no, e voi non fate la foto. Però se avete un grandangolo tipo dal 20 in giù, voi potete puntare la macchina fotografica verso il paesaggio. E ricordatevi che nella parte destra, nella parte sinistra, a seconda, il personaggio ci sta dentro, ma lui non si accorge di essere fotografato, perché lui non può pensare che la vostra ottica sia così ampia da prendere dentro anche lui. E questa è una tecnica che io ogni tanto uso, quando trovo delle figure molto interessanti e che mi piacerebbe fotografare, però so che la foto rubata è una foto
che ha un pregio, che è ricca di spontaneità. Invece la foto in cui la persona collabora è una foto di posa e il tipo fa il sorrisino, fa lo sguardino, cioè non è tanto bella, è un po' mo così così. E perché diventa collaborativo la persona e si perde l'elemento spontaneità. E qui invece l'elemento spontaneità c'è. E quindi ricordatevi questa tecnica che io uso abbastanza spesso: se io trovo la condizione giusta, metto via l'obiettivo, il teleobiettivo è normale, o il teleobiettivo e tiro fuori il grandangolo, lo monto, poi punto verso il paesaggio e lui ci sta dentro alla fotografia. Parliamo dei piani. Ecco, i piani, parliamo dalla situazione estremamente ravvicinata, i dettagli. Questa è, ve l'ho fatta vedere quando si è visto quel ragazzino che puliva le scarpe, la tipa, a Cici Castenango. Vi ricordate lì sul sagrato della chiesa di Cici Castenango, il pulitore di scarpe. Ecco, i dettagli fanno capire la situazione senza vedere le persone. Questa chiaramente, voi capite, questo siamo in Romania, dei Maramures, capite benissimo che c'è un gesto e dal gesto voi potete immaginare tutto il resto. Immaginerete una donna che sicuramente non sarà una ragazzina, sarà una donna anziana con queste mani rugose, questa portare, queste, conservare queste antiche tradizioni del filare la lana. Ecco, quindi quando fate delle fotografie, inserite, cercatelo il dettaglio, andate sul dettaglio. Il dettaglio al giorno d'oggi è il modo per fare quella fotografia che non ha fatto nessun altro. Quando vi ho detto all'inizio, no, nella prima immagine, ho detto cercando di fare le fotografie che non ha fatto nessun altro, cercando di dire qualcosa di nuovo. Ci sono miliardi di fotografie che vengono fatte quotidianamente, postate in internet, dappertutto, in tutto il mondo, no? E come si fa a staccarsi da queste cose? Staccarsi nel senso di emergere. Può essere anche cercare il dettaglio. Le fotografie che vedo in internet sono tutte vedute insieme, in linea di massima, il 90%. Ok, quindi il dettaglio. Questo è un altro dettaglio, no? Si chiama figura retorica, ve lo dirà anche Bicocchi, sineddoche da un particolare deduci generale. Tenete presente che anche questa non è un crop, assolutamente, è una diapositiva. Qua siamo sempre a Cici Castenango sul sagrato della chiesa e c'era questo tipo stranissimo che aveva una scarpa in mano e due scarpe. È una foto e due scarpe diverse. È una fotografia e guardate come sporco, insomma, i pantaloni tutti strappati, mezzi messi molto male. E racconta una storia di povertà, di miseria, di ubriachezza probabilmente, perché siamo in pieno giorno, no? In un posto che sicuramente non brilla per la pulizia. E racconta la storia di un popolo, insomma, che vive in miseria, che ha difficoltà. Ecco, questo è un po'. Io sento molto questi tipi di fotografie, e qui non c'era bisogno di farvi vedere la faccia del tipo, non ha importanza per me. Poi magari uno dice: ma poteva farla tutta intera, che era meglio, e poi la ritagliava. Adesso facciamo così, perché adesso facciamo le foto intere e poi le andiamo a ritagliare. Va anche bene, intendiamoci. Cambiano i tempi, allora non si poteva perché non potevi, la diapositiva era quella che era. Ecco, vedete che il formato orizzontale è più rasserenante nel ritratto. Qui siamo passati ai dettagli. Primissimo piano con dettaglio, questo è un primissimo piano in verticale dove c'è tutto sfocato dietro. Il dettaglio sono questi enormi orecchini di questa donna maliana. Ecco, nel ritratto, ma anche in questo, intendiamoci, anche in questo meno, in questo. E anche in questo l'importanza dell'espressione. Quando voi guardate le vostre foto, i vostri ritratti e dovete sceglierle, perché adesso si fa una gita, io domani vado in gita, ho paura. Perché? Perché io so che torno a casa con una 10 giga di roba e quando devo guardarle, per me sono tornato dal soldato in Spagna e ho portato a casa 35 giga di fotografie e devo ancora guardare. Cioè, ne facciamo tante che poi non riusciamo a trovare il tempo per guardarle, no? E come facciamo a scegliere? Diventa molto problematico. Vi consiglio nel ritratto di scegliere quelle che giocano sull'espressione. L'espressione è elemento fondamentale del ritratto. L'espressione va capita, va colta. E l'espressione, cosa vuol dire la parola espressione? Vuol dire esprimere. Quindi vuol dire che la fotografia, questi occhi esprimono.
questi occhi c'è un velo di tristezza, c'è forse un'incomprensione di quello che sta succedendo, c'è qualche punto interrogativo, c'è forse così un po' un sentirsi diverso, no? Questi sono dei ragazzini rom che ho fotografato lì del Maramures. L'importanza dell'espressione. Guardate l'importanza dell'espressione, no? Quest'uomo che prega, guardate che espressione intensa. E c'è questo baffo di luce, anche queste sono un po' fortune, intendiamoci, eh. Nella chiesa c'era questo colpo di luce, lui era proprio lì. Ogni tanto mi capitano queste cose carine. E però la fotografia era molto scura, poi vedrete dopo, la ritroviamo questa fotografia qua, l'ho tutta aperta questa foto qua con la camera RAW. Ok, vedete l'importanza delle espressioni. Qui ero a Mirandola, era venuto Roberto Vecchioni. Roberto Vecchioni che è stato un professore di scuola, mi insegnava in scuole superiori. E quindi lui, oltre a essere un cantante, qui era venuto non tanto a cantare, infatti non ha neanche cantato, ma è venuto a raccontare delle storie della sua vita. E lui è un tipo fatto così, quando racconta si muove continuamente, no? E io ero lì in prima fila e ho colto tutta questa serie di espressioni, che ne ho fatte 15, 20, no? E tutta una più significativa. Vedete come giocare sulle espressioni si crea, ogni espressione è una storia, no? Questa è una storia di felicità, questo è un punto interrogativo, questo sembra un vaffanbagno e questo dice ma cosa sta succedendo? Cioè le espressioni sono importantissime, puntate molto nel ritratto, puntate molto sulle espressioni. Ecco, qui abbiamo sempre, siamo nella logica del primo piano, le simmetrie, poi ci torniamo nelle figure geometriche che farò più avanti, qui sono simmetrie. Dolcissime ragazzine, probabilmente cuginette, sorelle, probabilmente sorelle, si assomigliano gemelle, non credo, si assomigliano molto, l'ho fatta in Iran, dove le ragazze si fanno fotografare con estrema facilità, anzi proprio le fanno fotografare molto volentieri. Ecco, quando fate i primi piani, dovete sempre, questo è un errore clamoroso che fanno tutti i miei soci, dove mettere gli occhi? Istintivamente. Chi fa la fotografia la fa come quella che vedete davanti a voi a sinistra, cioè gli occhi sono esattamente a metà. Vedete gli occhi in questa foto dove faccio vedere sono a metà. E tutta questa parte sopra non c'entra niente, non c'entra nulla. È sbagliata questa foto qua, questa foto qui è sbagliata. Gli occhi non vanno mai messi a metà, gli occhi vanno messi nel terzo superiore. Guardate il vostro fototessera, il vostro fotografo le sa queste cose qua. Gli ha fatto la fototessera per la carta d'identità e non vi ha messo sopra del nero o del bianco. Vi ha messo in questa maniera qua. Adesso qua ho tagliato leggermente, è venuto tagliato leggermente. Però questo è il concetto che gli occhi, quindi bisogna mettere a fuoco gli occhi, ok? Mettere a fuoco gli occhi, poi spostare la macchina fotografica leggermente verso il basso. E poi scattare, tenendo premuto leggermente il dito per mantenere la messa a fuoco degli occhi. Voi sapete che c'è una memoria, se voi attivate la messa a fuoco, spingendo a metà il pulsante, voi mettete a fuoco gli occhi. Poi se tenete premuto, spostate la macchina, lui mantiene la messa a fuoco che avete preso prima, se tenete premuto. Poi fate lo scatto. E allora viene questa foto in cui gli occhi rimangono a fuoco, ok? Quindi guai assolutamente, errore clamoroso, l'immagine con gli occhi al centro. Assolutamente no. Questa me la faccio vedere perché c'è un altro concetto interessante che poi lo troviamo anche in qualche altra foto, che è quello qui vedete l'espressione, no? Siamo sul mezzo busto, l'espressione di questo extracomunitario che si trova a Padova. L'ho proprio incasellato in questo poster delle spezie trecentesche e ho attivato la rotazione. Cosa sono le rotazioni? Le rotazioni sono fotografie ruotate. Tenete presente che se voi fate un orizzonte e me lo fate vedere, se l'orizzonte è un pochino storto, io vi dico, cioè, hai fatto l'orizzonte storto. Ma se voi mi fate vedere l'orizzonte molto storto, quasi obliquo, quasi una diagonale, non vi dirò più l'orizzonte storto. Penserò, ma ha voluto fare qualcosa di particolare. E queste sono le rotazioni. Le rotazioni mettono ancora in crisi la vostra mente, mettono, perché sono molto sono lontane dal nostro cervello,
ancora di più del verticale. Il nostro cervello assolutamente non vuole le rotazioni, e allora questo crea drammaticità. E quindi la rotazione tenetela come cartuccia nella vostra borsa della macchina fotografica e utilizzatela qualche volta, perché può essere una foto che può stupire, può essere una foto veramente insolita, però deve essere una vera rotazione, non può essere un leggerissimo obliquo, perché sennò vi dicono è storta e allora avete perso il senso. Quindi una bella rotazione decisa, questo non è neanche decisissima, però lo è abbastanza. Poi magari qualcun altro la troviamo. Ecco, importanza dell'espressione. Ecco qui, io vedete come ho scelto di inquadrare questa figura in basso per valorizzare l'ambiente dietro e come una piccola figura in questa grande moschea, no? Con questa espressione cupa, arrabbiata, un po' arrabbiata con noi che fotografiamo, col mondo occidentale. Cioè, anche questa sembra raccontare un po' delle storie. Ecco. Il piano americano. Andiamo avanti con i piani. Anche questa naturalmente regola dei terzi. Il bimbo spostato con questa enorme ruota qui del camion, del carro. Cos'è il piano americano? Il piano americano nasce dai film Per un pugno di dollari di Sergio Leone. Allora dovete sapere che non esisteva il piano americano fino all'inizio degli anni 70. E perché? Perché si usava il mezzo busto, si usava il mezzo busto oppure si usava la figura intera. E questa storia qui del piano americano è nata nei film di Sergio Leone perché? Perché in questi film i cowboy, Clint Eastwood, eccetera, dovevano far vedere la pistola nella fondina, il pistolone. Loro avevano la fondina, naturalmente nel duello si doveva vedere che tirava fuori la pistola dalla fondina. Quindi la ripresa doveva, la fondina stava sul fianco e arrivava in basso fino quasi al ginocchio. È nato così, il piano americano, non è che ve lo racconto così, ma è una cosa ufficialissima questa. È proprio a questa l'origine del piano americano. Si chiama americano perché è dei film americani, è nato in questa logica qua, ed è nato proprio dei film di Sergio Leone, dove volevano far vedere il cinturone e le fondine delle pistolone con cui facevano i duelli. E quindi voi vedrete nei duelli, vedete gli occhiacci di Clint Eastwood ravvicinati, eccetera, e poi con quella musica fantastica, quella nebbiolina che viene fuori, Mira cuore Ramon, e vedete che è tutto un piano americano, figura intera piano americano. Questo è molto importante. Naturalmente qui c'è anche un'ambientazione del soggetto, basata sull'abito e su questi colori, questi accostamenti di colore. Ecco, vedete ad esempio il piano americano. Io adesso qui è un matrimonio, intanto faccio qualche matrimonio ad amici, conoscenti che me lo chiedono, e state attenti a fare i matrimoni. Un trucco importante, ve lo dico proprio tranquillamente, è che quando voi fate i matrimoni, che vi chiedono sicuramente di fare queste fotografie qua, questa l'ho scelta tra tante perché è un piano americano naturalmente, però dovete fare la raffica. Vedete, c'ho scritto qui raffica. Non fate mai al gruppo la foto, no, zero, sbagliato, sbagliatissimo. Quando arrivate a casa la trovate sicuramente che c'è uno dietro che ha gli occhi chiusi. Voi fate una raffica di almeno 7-8 foto, quindi la gente si mette lì, impostate la macchina fotografica raffica e 7-8 foto. E vedrete che, ve lo garantisco al 99,9%, se non siete proprio dei poverazzi, trovate sicuramente una foto unica in cui tutti hanno gli occhi aperti. È proprio matematicamente impossibile che ci sia uno con gli occhi chiusi. E di queste 7-8 foto dovrete sicuramente sceglierne una, perché nell'altra prima c'è gli occhi chiusi la sposa, poi c'è lo sposo, poi c'è la testimone, poi c'è l'amica dello sposo, eccetera. Ecco, tutta questa serie di cose. Questa è la foto che è riuscita bene. Un bel piano americano, leggera controluce, dove io ve l'ho scelto perché c'è il piano americano, ma dove tutti hanno gli occhi perfettamente aperti. Poi alcune imperfezioni in quei posti lì ci sono sempre, perché ad esempio questa testa qui dietro è un po' antipatica, quest'altra testa che compare qui dietro è un po' antipatica. Poi è chiaro che loro, quei ragazzi qui, si accontentano, non hanno problemi, glielo date, però se dovessi fare proprio una cosa fatta molto bene, un po' di post-produzione qui ci starebbe, qui andrebbe pulita un attimino, ma va bene così. Ecco la figura intera.
Questo l'ho fatto in controluce, queste due signore molto disponibili, parliamo della figura intera, insomma, sono in Romania. Figura intera, Cuba. Ecco, vedete l'importanza dell'espressione. Qui naturalmente la ripresa è obbligatoriamente in orizzontale, la figura è intera, c'è l'espressione, vedete quanti elementi vengono fuori. C'è la storia che viene raccontata di queste due persone che giocano a scacchi lungo la strada e la bimba incuriosita da me che mi guarda con questa espressione molto molto curiosa. Prima guardava gli scacchi, poi improvvisamente ha guardato me. Ecco. Figura intera, appostamento, geometrie. Sicuramente vi capiterà di fotografare dei portici. Modena è ricchissima di portici, come pure Bologna. Quando c'è la luce giusta, tipo, non so, le 11 del mattino, 10 e mezzo, 11 del mattino, no, più tardi no, perché è troppo alto il sole. Se insomma 9 e mezza, 10, 10 e mezza, 11, lì il sole è obliquo e nei portici vi fa questi giochi di luce, di luci e di ombre. Naturalmente c'è l'ombra della colonna, la luce, l'ombra della colonna, la luce, l'ombra della colonna, la luce, così via, no? Vedi, io ero qui tra l'altro nell'uscita fotografica del Colibrì, nell'uscita domenicale. Io vedo arrivare la tipa e capisco al volo la situazione, no? Però non la fotografo mentre la vedo arrivare. Io mi giro e poi scelgo il punto e metto fuoco il punto dove io scatterò. Io aspetto, lei mi passa di fianco, continua, quindi a un certo punto mi volta le spalle, arriva esattamente nel punto in cui io ho deciso di scattare, io scatto. E lei infatti ha il colpo di luce, perché se io l'avessi fatta un metro più avanti era nel buio e perdeva completamente il senso la foto. Quindi l'appostamento. L'appostamento è un elemento che nella street photography funziona molto bene. Quindi cercare di capire la situazione, quindi non è detto che tutto avvenga così in un istante. La foto ti arriva di fianco pian piano, devi solo aspettarla. Hai tutto il tempo, con calma, prepari la macchina, imposti i tempi, imposti i diaframmi, quindi non c'è più preoccupazione. E poi la foto ti passa di fianco, va avanti, poi tac, fai lo scatto. Questa è un'altra figura intera, appostamento. Qui ero a Milano, ero lì al MUDE, che si chiama Museo d'Arte Moderna, e vedevo questa bimba che correva su e giù. Aveva i genitori, no, eravamo lì a aspettare l'ingresso perché bisogna aspettare la biglietteria, non mi ricordo che cosa, e era una posizione che vedevo questa cosa qua. A parte che quell'ambiente lì l'ho visto tante volte fotografato anche da altri, molto affascinante. Però la cosa che mi colpiva era questa bimba che correva su e giù. E a un certo punto questa bimba mi ero accorto che quando in una certa corsa che faceva si specchiava. C'era un momento in cui lei si specchiava. E allora, niente, con molta pazienza sono stato lì, ho fatto due o tre scatti, poi quando ho visto effettivamente che la situazione era il top, ho fatto lo scatto. Ricordatevi sempre che se avete... allora, quando avevamo l'analogico non c'erano problemi. Lo scatto era perfettamente istantaneo. Col digitale dipende dal livello della macchina digitale che avete. Se avete una macchina digitale di altissimo livello, lo scatto è istantaneo. Più basso è il livello e c'è una stupida frazione piccolissima di secondo di ritardo. Ve lo posso dire perché io ho passato tante quelle macchine, se andate sulle compatte e anche il cellulare ha dei ritardi paurosi. Adesso io, almeno il mio, ma anche quello di mia moglie, insomma, adesso non so l'iPhone. Però non c'è mai. Quindi queste situazioni vanno prese proprio mentre la bimba si specchia, non c'è un secondo di ritardo. Questa qui, tra l'altro, è stata anche pubblicata su PhotoIt, è stata scelta, no, su cosa? Come si chiama? Pubblicata sull'annuario FIAB qualche anno fa. Alcune di queste che avete visto sono state pubblicate. E ecco, quindi questa è una foto di appostamento. Quindi fate gli appostamenti, non c'è mica problema. È chiaro che se avete la moglie che però che vi porta via, è logico. Oppure se la scatta la moglie, il marito che magari si spazientisce,
Insomma, bisogna essere un po' andare un po' d'accordo, perché è il problema che effettivamente l'appostamento richiede un attimo di tempo in più. Questa è un'altra figura intera appostamento, questo qui è il muro di Berlino, c'era questa breccia nel muro di Berlino, io ci ho fatto anche un audiovisivo sul muro di Berlino, c'era una volta il muro, si chiama, e chiaramente dietro la breccia passava della gente. E allora io ho guardato bene come mi dovevo mettere. Perché? Perché se stavo troppo giù gli tagliavo le gambe, se stavo troppo su gli tagliavo la testa, cioè bisogna stare attenti. Allora io ho scelto bene l'inquadratura e poi dopo aspettando con un po' di pazienza in un appostamento, quando sono passate le persone giuste, tenete presente che questa è una diapositiva, quindi non ho fatto 50 scatti e non ho fatto nessuna raffica. E qui organizzato le cose, forse ho fatto due scatti, insomma. E allora era così, dovevi proprio prenderci. Ok, i campi. Metodo di ripresa, i campi. Figura ambientata, campo medio, campo lungo, campo lunghissimo. Allora, la figura ambientata, naturalmente in questo caso l'ambiente è riconoscibilissimo, Carnevale di Venezia, l'ambientazione è sempre clamorosamente bella, no? E qui io, anche qui, queste maschere si mettono in posa, stanno lì, non hanno pazienza. Dovete avere pazienza anche voi. Quando vedete il gondoliere che arriva, aspettate a scattare, aspettate che il gondoliere sia bello inquadrato tra questi pali che fanno come una specie di quinta, no? I pali fanno una cornice intorno a lui, no? Se io scattavo un attimo dopo, lui era nascosto da questo palo. Se scattavo un attimo prima, è così. E il bianco dietro mi fa la silhouette. E quindi la foto naturalmente è questa, centrata, però l'ambientazione è quella di Venezia. Vedete che il campanile è preso dentro intero, non è tagliato. Quindi sono tutte cose che quando fate l'inquadratura dovete guardare dentro. L'importante è quando guardate nel mirino, molte volte ci si perde a guardare il soggetto che si vuole fotografare. Dovete abituarvi a guardare il soggetto che si vuole fotografare e guardare anche tutto quello che c'è intorno. Quello che c'è intorno al soggetto è molto, molto, molto importante, perché vi rovina la foto. E quello che c'è intorno deve essere perfetto, il lampione al posto giusto, il campanile al posto giusto, l'isola lì, come si chiama, non mi ricordo, al posto giusto, le gondole e il gondoliere che passa al posto giusto, quindi ogni cosa al suo posto, la composizione dell'immagine. Figura ambientata, questa è un'immagine molto facile, siamo in Romania. Vabbè, insomma, non è la storia, insomma, anche l'espressione. Ecco, questo ad esempio è un modo che ho fatto per riprendere il treno del Bernina. Qui eravamo in gita col Colibrì, col circolo fotografico, e questi qui sono i viaggiatori. Io mi sono affacciato al finestrino e ho visto che questi bimbi con questo signore si sporgevano e ho messo fuoco loro a tutta apertura e ho quindi avuto sfocato dietro, però si deve capire che è il treno. Il treno del Bernina fa sempre queste curve a spirale e quindi è anche un po' il suo bello, no? Ed è rosso perché il colore che hanno scelto è rosso. Figura ambientata. Ecco qui, figura ambientata con geometrie. Io amo molto le geometrie, poi vi spiegherò perché, e vedete che qui è la regola dei terzi e tutto è molto rispettato. Siamo a Cuba. Io questo potevo metterlo al centro. E no, non l'ho messo al centro. Non l'ho messo al centro perché c'è tutta una logica di progressione dello sguardo, da la colonna grande, la colonna media, la colonna piccola, che arriva, porta lo sguardo a lui, gli oggetti per terra e lui con questa espressione particolare. Il colore dei pantaloni, con il colore delle colonne. Sono tutti elementi a cui io quando inquadro, ma magari sul colore, prendi quello che passa il convento, però mi colpisce sempre l'insieme di queste cose e quindi ho fatto proprio istintivamente, intendiamoci, ho fatto istintivamente questa scelta di metterlo nella parte sinistra un po' in fondo e di riprendere la colonna al primo piano, ma queste cose di istinto mi vengono abbastanza spesso. Questo è un campo medio, un acquazzone improvviso su un campo di calcio, niente di che, e qui un altro campo medio dove sono le simmetrie. Quando girate per Cuba di sera, tutte le porte delle case sono aperte, loro c'hanno caldo, tengono tutto aperto. Perché tu vedi dentro e non hai problemi, vedi dentro e c'erano queste due abitazioni, gente che abita di qua e gente che abita di qua, e guardavano evidentemente la televisione, no? E ho creato, l'ho voluto prendere insieme, ho creato questa simmetria.
Questo è un campo medio simmetria, è un riflesso in una vetrina, adesso saltiamo, perché sennò... Ecco, anche questo è campo medio, no? È una silhouette. Una silhouette, quando vi ho detto, quando trovate il fumo, andate sempre in controluce, e è una regola questa qui importantissima. La foto in controluce è sempre un di più rispetto alla foto a luce piena, è sempre un di più la foto in controluce. Riesce sempre meglio, sempre più successo. Quindi girate attorno al soggetto, girate attorno al soggetto. Campo lungo dove il soggetto, la figura ambientata, è più piccola, evidentemente, lontana, molto lontana, e fino al campo lunghissimo in cui è ancora più lontana. Questa è la collina delle Croci che si trova in Lituania, a Siūlai, questa collina che è molto importante, meta di pellegrinaggi. Adesso, se qualcuno interessa, vi racconterò la storia, però diventa un po' lunga. E questa collina delle Croci è regolarmente frequentata da pellegrini e quindi è piena di gente. Infatti io ho trovato tantissima gente e non l'ho tolta con Photoshop, questa qui è una diapositiva. E semplicemente ho avuto la fortuna di fotografare verso sera, verso pomeriggio, insomma in un momento in cui c'era stranamente solo questo frate che andava su. E queste sono fortune. È un posto stupendo, un posto magnifico, e in mezzo a tutta questa texture di croci c'è questo frate che sale lungo questa scala. Sempre campo lungo. Ecco, in questo caso vedete questa figura, questo cubano, che siamo a Cuba, e qui c'è un uccello che passa in quel momento lì. Qui mi è piaciuto molto i colori, questo celeste delle colonne rispetto al colore celeste del cielo. Anche qui ho inserito questo monumento e questa persona sbaccata, a Cuba si trovano sempre persone che dormono sui marciapiedi. Campolungo, qui siamo nel Mudecai lì a Milano di prima, in un'altra ripresa. Questa l'ho fatta perché la persona va da una parte e la freccia indica dall'altra. Però insomma, anche per far vedere un po' l'esempio di Campolungo. Campolungo e geometrie. Ecco, il carcere di Sighet, questo qua, un carcere del regime sovietico, in Romania. Qui io mi sono trovato a visitare questo carcere, che adesso è un museo. Ho fatto questa ripresa qui dal basso, dove ci sono. Le celle sono qui sotto, ma anche qui sopra e anche al piano di sopra. E poi ci sono tutte queste reti, fatto così, insomma, e dietro c'è questa vetrata. E qui ho avuto la fortuna di avere una persona che si è messa in questa posizione qui davanti. Anche questa è pubblicata sull'annuario della FIAT, andate a cercarvele. Ecco qui c'è la geometria, vedete come queste linee geometriche fanno arrivare lo sguardo verso questa persona che rappresenta la figura centrale. E questa non è in bianco e nero, i colori sono naturali. Il colore, l'atteggiamento del colore è leggermente verdino, è dovuto al fatto che c'era della luce artificiale. Però io l'ho lasciata perché questi colori verdino accentuano molto la drammaticità e qui naturalmente si sposano con l'immagine drammatica. Qui in cambiamento completo, quindi non si è più nell'ambito drammatico, sempre in un campo lungo, un lago salato, in Iran c'è un lago salato. Con questi diciamo, depositi di sale che danno questo colore rossastro all'acqua, il cielo che si riflette, queste montagne molto particolari, montagne molto colorate, e queste persone in tranquillità che fanno la loro piccola escursione, innamorati appunto, su questi strani battelli fatti a forma di cigno, Campolungo. Campolunghissimo, qui siamo molto lontani, fotografia fatta in Perù. Dove c'erano dei parapendio, la località si chiama Paracas in Perù, sulla costa. E in Perù, vabbè, chi c'è stato di voi sicuramente sa che è un posto stupendo che offre tantissimi punti di vista. E il parapendio non me l'aspettavo. E li ho visti arrivare, ma ho tutta una serie di riprese di questi parapendio che dopo sono atterrati qui giù, quindi li ho presi anche da vicino, no? Però questi che si stagliano anche con questa angolatura particolare dei due palloni, un po' fatta a V, mi piaceva molto,
Mi piaceva che si tagliassero questo cielo molto importante, questa scogliera molto colorata. Il cielo è piuttosto contrastato di vividezza, ve lo dico, perché insomma c'è un po' di post-produzione, poi evidente, no? E questa era una foto, non, aspetta, in Perù, sì, no, era una foto fatta in digitale, questa qua, sì, già in digitale, sì. Ok, questo è campo lunghissimo. Campo lunghissimo, i soggetti sono estremamente lontani. Questo campo lunghissimo, questo campo lunghissimo. Qui sono su Niger. E una foto minimalista, totalmente minimalista. Io dalla pinassa, dalla barca, fotografavo questi personaggi sulla riva. La storia molto semplice: una donna col cesto in testa, il bimbo che cammina dietro. C'è un che di, secondo me, molto poetico, questa ambientazione. Una foto molto semplice, senza fronzoli, senza niente. No, una serie che mi è sempre piaciuta tantissimo. Tra l'altro, l'ho inserita anche in un audiovisivo sul Mali che ho fatto tanti anni fa, diciamo nel 1986. Campo lunghissimo in Uzbekistan, è una zona archeologica dell'Uzbekistan questa, e vedete questa figura lontana, è l'amica di mia figlia che si era messa lì per vedere un po' il panorama, e allora io ho fatto questa ripresa, ho proprio scelto di metterla nell'angolino, facendo vedere la figura molto piccola, molto lontana rispetto alla maestosità di questi scavi. Campo lunghissimo, opla, chi c'è? Ammetti Alberto Tirri. Via, pronti? Allora, e qui ci sono queste persone che sono in camminano. Qui ho aspettato che arrivassero sull'acqua, ho aspettato che arrivassero nel dove c'era il colpo di luce, dove c'era il colpo di luce, il riflesso del sole. Io ho aspettato che passassero lì. Ho tante foto mentre camminavano, se no venivano come questi qui a destra. Invece qui sono venuti belli stagliati. Ci sono degli errori. Il formato orizzontale in questa foto non va bene. Gli occhi al centro, come vi ho detto prima, la linea. Dietro qua, adesso chi ha fatto questa foto, non è mia, ha tirato queste righe rosse, c'è una linea marrone dietro. Anche qui elementi di disturbo, le panchine, il cestino, la foto scentrata, elementi di disturbo, queste gambe che pendono, foto bruciata, questa macchia qui per terra che non si sa. Ecco, queste sono, faccio vedere delle foto sbagliate. Ecco, altra foto sbagliata. Quella a sinistra, dove la ragazza guarda fuori dal punto di ripresa, e invece bisogna sempre lasciare lo spazio nella direzione in cui si guarda. La foto che vedete sulla vostra destra è quella corretta, l'altra è sbagliata. Altri errori, elementi di disturbo: qui c'è il casotto, c'è il cestino, ci sono questi affari qua, c'è queste linee, c'è una foto molto confusa. Ecco, a volte vediamo queste cosettine qua, buttatele nel cestino perché. Altri elementi formali. Elementi formali sono il mosso, potete lavorare sul mosso, tempi lunghi, penso che lo possiate fare tranquillamente. È una figura ambientata molto interessante. Il mosso, anche in questo caso. Il mosso. Il panning. Il panning si può fare anche sulle persone. Usando questa è una diapositiva, usando i tempi discretamente lunghi, non dovete usare dei tempi lunghissimi. Qui siamo, direi, dovete seguire proprio la tecnica del panning sulla persona. Fate due o tre prove, adesso si fanno anche 50 prove. Questa è una diapositiva, quindi è riuscita così. Ed è riuscita bene perché in quelle cose qui sono abbastanza bravo. Beh, sono questioni di allenamento. Allenatevi prima sulle automobili, poi sulle biciclette, e poi sui motorini, e poi dopo sulle persone. Oppure, come in questo caso, sui cavalli. Questo è un panning, dove è un quarantesimo di secondo, F20, perché naturalmente devi corrispondere alla luce dell'ambiente, no? E l'ho fatto in manuale, come faccio sempre in manuale. Quindi vedete com'è tutto a fuoco il personaggio, l'ho sfocato dietro, classico panning. Le ombre, altri elementi formali, no? Tibet, luogo di preghiera. L'ombra con le mani che pregano un monaco che era davanti. Io sono entrato dentro, ho visto l'ombra di questo monaco,
Anche qui non c'è bisogno di raccontare, fa vedere tutto l'ambiente, no? È una foto che parla da sola. Le ombre in Uzbekistan, un monaco in preghiera, sì, non so, un imam in preghiera che si staglia su queste luci. Ecco, qui è invece le ombre di due ballerini di tango. Quindi non ho fotografato i ballerini, ho fotografato le ombre. Le ombre raccontano un po' la storia di questo ballo, non c'è bisogno di vederle, c'è molta dolcezza, molta grazia, l'ho fatto in bianco e nero. Ecco, poi un altro elemento formale sono i riflessi. I riflessi vanno studiati con attenzione. Qui un appostamento che ho fatto a Parigi, alla Défense, ci ho messo mezz'ora a aspettare la persona giusta, avevo capito che c'erano quattro, tre riflessi più la persona. Però ci vuole la persona giusta, perché passa sempre un sacco di gente e lì ho avuto la fortuna che passasse questa persona qua. Quindi ricordatevi, i riflessi sono un elemento interessantissimo nel ritratto, come in questo caso a Venezia, io ho fatto questa signora qui, questa figura del carnevale, e proprio le ho chiesto di girare lo specchio in modo tale da far, quindi lei non l'aveva, perché se lei si rifletteva nello specchio, io qui non vedevo l'angolo dello specchio. Le ho detto, gira un po' lo specchio verso di me, lei l'ha girato, ho fatto la foto. Vedete come il volto riempie. Anche questa, vedete negli occhiali, io ho visto questa situazione, ho capito come funzionavano le cose e ho visto che questi occhiali a specchio riflettevano la scacchiera. Allora lì con la ragazzina ero in Francia, un po' con l'aiuto di mia moglie, ho detto, ma sai, spostati un po' avanti, un po' indietro, ce l'hai stato un po' al gioco, fate vedete il sorrisino. Quando ho capito la situazione nel punto giusto, ho scattato la foto, no? Dove si vede nella fotografia, si vedono gli occhi, gli occhiali che riflettono la scacchiera. Ecco, questa è una rotazione, come ho detto prima, lo sfondo sfocato, una ripresa dal basso, Uzbekistan. Anche qui lo sfondo sfocato, qui c'è una V che rappresenta questa persona con questo fucile. Una persona in costume, siamo in Uzbekistan e questa ragazza dietro che sorride, un po' sfocata, giustamente sfocata. Lo sfocato può essere interessante se voi lo variate un po'. Questo è uno sfocato abbastanza classico, no? Questo invece è uno sfocato un po' insolito, voluto, intendiamoci. Io quando faccio la messa a fuoco spot. Io lavoro solo in spot. Quindi io ho messo a fuoco gli occhi. Lui aveva tutta apertura, aveva la mano puntata, tutti a fuoco gli occhi e la mano davanti. Questo è il contrario. La mano a fuoco, qui ho messo a fuoco la mano e il volto un po' sfocato. Questo l'ho fatto l'altro giorno, abbiamo fatto un workshop con Colibri sul ritratto della figura ambientata e c'era questa fotomodella che posava per noi. Abbiamo fatto tutti tante foto. Questa è una foto molto insolita, perché io ho voluto mettere a fuoco la mano e lasciare leggermente sfocata il volto della ragazza. Ed è una foto che racconta molto più storie di tante altre che ho fatto, intendiamoci. È un po' insolita come fotografia ed è un modo, ricordatevi, la messa a fuoco diventa interessante sulle parti del corpo. Non è detto che debba essere solo lo sfondo sfocato, ok? Ecco, il pattern cos'è? Sono strutture ripetitive dove abbiamo queste figure. E il volto che si gira. Qui siamo in Iran, tutte donne ultravelate, tutte durante un funerale, e poi ho avuto la fortuna che questa qui si è girata mentre io andavo dietro un po' al funerale, lei era incuriosita e mi ha guardato. Il pattern sono ripetitive. Lo sfondo, aspetta un attimo, guardo, scusate un attimo, vado avanti un attimo qui a vedere cosa c'è. Siete stanchi? No, Posso andare no, avanti? no. Sì. Sì. Allora, Sì, vai avanti, vai avanti. vi voglio far vedere questa cosa qua. Lo sfondo, quando io faccio una foto, questo sfondo fa schifo, non va bene. Allora noi abbiamo la possibilità con Photoshop, con vari metodi, di rifare lo sfondo. Questa foto qui è inaccettabile e io all'epoca ho fatto lo sfondo dove l'ho fatto in questa maniera qua. L'ho fatto, diciamo, scontornando e poi sfocando. Quindi ho scontornato la figura, ho invertito lo scontorno, poi ho sfocato dietro. Qua non lo vedete tanto bene, però i capelli della ragazza sono ritagliati. Vedete che sono molto ritagliati qua. Sono molto ritagliati anche qua. Vedete che sono molto ritagliati. Poi c'è una specie di alone
Dialone qui intorno. Non so se riuscite a vederlo. Sì, si vede, si vede. Allora, ci sono vari metodi per fare lo sfondo. Vabbè, adesso questo è il vecchio metodo. Io vi faccio vedere invece come si può fare adesso. Ve lo faccio vedere su questa foto qua. Ecco, si può fare con l'intelligenza artificiale. Vedo che facevo anche alcune cose tecniche. Non so se voi sapete usarle, queste cose qua. Magari un po' qui è registrato, ve lo andate a vedere. Questo lo si può applicare sia su questa fotografia che anche su questa. Purtroppo non ho tempo per farvi vedere la tecnica del vecchio sistema, vi faccio vedere solo quella nuova. Allora, andiamo a vedere come si può sfocare questo sfondo. Questa qui è una foto interessante, con questo sfondo a Genova che fa schifo e non va bene. Quindi vogliamo sfocarlo. Però vogliamo sfocarlo senza degli aloni particolari. Aspetta, torno indietro un attimo, proprio rapidissimamente vi voglio far vedere in questa fotografia qua. Allora, aspetta, apri. Ecco, in questa fotografia qua, io se voglio selezionare il soggetto, lui me l'ha selezionato, adesso non sto a metterlo a posto per bene, poi faccio selezione inversa, ok, ecco, e poi dopo io ho selezionato l'inverso, quindi vado su filtro, come si faceva una volta, sfocatura, controllo sfocatura, e allora lui, se gli faccio la sfocatura, voi vedete che viene tutto sfocato, no? Però guardate qui viene una specie di alone, che lo vedete, guardate che, vedete che c'è una specie di doppio contorno. Vedete qua il doppio contorno? Non so se riuscite a capire che, Sì, guardatelo qua, non so, lo si vede, vedete? sì. Tutto viene sfocato, ma non bene, diamo l'ok, ma non bene. Non bene perché magari sì, è venuto abbastanza bene, perciò questo doppio contorno. Il doppio contorno è questo affare qua. Come si fa a fare una foto così adesso? Non si fa più così. Quindi adesso torno indietro. Ecco, siamo a posto. Adesso ripartiamo. Si fa in questa maniera qua. Faccio, attenzione, ve lo faccio vedere nell'altra che diventa clamoroso. Qui lo vediamo un po' meno bene. Tendiamo a salvare, no. Dov'è? Allora, eccola qua. Ultima riga sotto. Questa qui si vede bene perché c'è proprio molta differenza, insomma. Allora, voi andate su filtri, filtro e fate i filtri neurali. Attenzione, ci vuole il collegamento con internet. Filtri neurali. Li sapete usare i filtri neurali? Sì, no, ma vabbè, qualcuno li sa usare, poi me lo direte dopo. Quando aprite filtri neurali, collegamento con internet presente, vi si apre questo pannello in cui avete a destra tutta una serie di possibilità. E queste possibilità, tra queste c'è pelle liscia, ritratto intelligente, trasferimento trucco, eccetera, no? E c'è anche uno che si chiama sfocatura profonda. È beta, quindi non è perfetto come sistema ancora, è una funzione beta. E c'è un pulsante. Io devo attivare il pulsante. Ok. Ora, quando voi attiverete il pulsante a casa vostra, vedete che in basso c'è un cursore che è andato avanti. Vabbè. Quando voi attivate il pulsante, se voi l'avete usato per la prima volta, Photoshop vi chiede di scaricare l'app. Voi gli dite ok, scarica, lui vi scarica l'app, se no non si apre, ok? Se io ad esempio faccio super, so, colora. No, colore l'ho già usato, uno che non abbia ancora usato. Vediamo un po', trasferimento stile, ecco questo ad esempio. Vedete, download filtro. Lui mi sta facendo il download, ma io gli dico annulla perché non lo voglio. Ok, torniamo un attimo su sfocatura profonda. Quindi voi scaricate, poi dopo vi appare la foto. Vedete che lui vi applica la sfocatura. Poi avete un cursore che vi dice l'intensità della sfocatura. Quindi voi potete fare a destra una sfocatura molto intensa, lui sta lavorando, guardate in basso che sta lavorando e ha sfocato moltissimo. Però tenete presente che lui in questa sfocatura non c'ha alone, non c'è nessun alone, cosa molto molto bella rispetto all'altro sistema.
E se volete portarlo a zero, naturalmente torna come era prima. Ecco, facciamo un'intensità della sfocatura così. Ecco, vi dico, vedete come viene bene? E vi dico anche che qui in basso c'è un pulsantino e se voi cliccate vi fa vedere come era prima, come è diventato dopo, come era prima, come è diventato dopo. Ok? Gli date l'ok e lui ha già fatto la vostra sfocatura. Senza fare la selezione del soggetto. Questa è la selezione del soggetto. Meraviglioso. Quindi questo lo fate però con l'intelligenza artificiale. Voi volete tornare indietro, naturalmente poi cosa avete creato? Non avete, qui non crea neanche i livelli, eh? Non crea livelli, però sono altre funzioni che creano livelli. Ok? Questo è un modo per fare le sfocature. Quindi adesso magari andando avanti vi insegno qualche piccolo trucco. Non so, li conoscete questi sistemi? Te Gigi li conoscevi? Ma qualcuno l'ho usato, uno o due, ma non l'ho approfondito, sì. Questo non l'ho mai usato, questo. Questo è interessantissimo. Intervento con intelligenza artificiale, pelle liscia. Vi faccio vedere questo, no? Voi vedete questa ragazza qua? Aspetta, no, scusate. Eccola qua. Questa ragazza qua, ve l'apro con Photoshop, è una ragazza che ha una pelle poverina. Vedete com'è sta pelle? Guardate qua, tutta molto rovinata, giusto? Allora come fate? Chi è che fa un ritocco su una pelle così con tutti questi capelli davanti? Cioè, lo scelta poi apposta, logicamente, perché a livello dimostrativo. Allora, a questo punto voi aprite filtri neurali. Neural filters. Naturalmente adesso è zoomata, ma io la dezoomo. Ecco, e fate pelle liscia. Pelle liscia. Cliccate qui, lo attivate. Qui non dovete scaricarlo, io non devo scaricarlo perché l'ho già scaricato e vedete che la pelle automaticamente è diventata perfetta. Perfetta no, perché però non è più, guardate come era prima e com'è diventata. Tenete presente che vedete qui in alto i capelli, li perdiamo un pochettino, diventano dei filini piccoli, quindi non dobbiamo poi, perché qui c'è un pulsante dove noi potremo aumentare il livello di sfocatura. Possiamo portarlo anche a 70 volendo. Però più portate il livello di sfocatura, più i capelli spariscono e più lei apparirà come Lily Gruber alla televisione, insomma, come una bambolina, no? Perché c'è tutta un po', c'è quelle facce un po' plasticose, ok? Quindi potete divertirvi anche con questo sistema qua per sistemare la pelle. Tanto per farvi vedere alla veloce alcune cose che si possono fare sul ritratto, pelle liscia, filtri neurali. Ecco, guardate quest'altro qua, no? E quando faccio le fotografie in giro, che sono in Cina, e magari salta sempre fuori che io quando faccio la foto ho mia moglie di fianco, regolarmente le signore che io faccio le foto guarda mia moglie, no? E questa cosa qui mi fa girare un po'. E allora questa qui, ad esempio, guardava in là e mi piace invece che guardino negli occhi me o ne guardino nella macchina fotografica. Quindi guardiamo cosa si può fare con una foto di questo genere qua. Filtri neurali sempre. La mettiamo così. E dove andiamo qua? Andiamo sul ritratto intelligente. Ritratto intelligente ci fa fare tantissime cose, no? Tra queste cose che ci fa fare il ritratto intelligente c'è felicità, invecchiamento, spessore capelli, direzione occhi. Lei c'ha gli occhi di là e io gli tiro gli occhi in qua. Guardate mo'. Lui lavora qui sotto, vedete? Poi la velocità è anche funzionale della potenza del computer. Guardate, occhi ruotati, come era prima e come è diventata. Ok? Lei funziona bene perché lei ha gli occhi molto pari, no? Alla stessa altezza. Se lei fosse con la testa un po' inclinata, mi fa subito un bordello, cioè non va mica bene. E quindi dopo o ruotate la foto, gli girate un po' la foto, poi fate il lavoro, poi dopo la riportate come era prima. Cioè, sono dei trucchi che si possono usare lo stesso. Tra l'altro, il ritratto intelligente vi dà anche delle funzioni diverse, ad esempio invecchiamento, felicità. La vogliamo rendere meno felice? Vedete? Cambia proprio l'espressione.
Vogliamo invecchiarla? Vedete com'è invecchiato? Non è una cosa paurosa, però poi c'ha le espressioni sorpresa, sorpresa, rabbia. Vabbè, adesso sono giochini naturalmente, io questi, però sulla rotazione degli occhi c'è quel fatto lì, mi aiuta un po' perché ho qualche foto che gli ho raddrizzato un po' gli occhi, vi confesso, non me ne avrete, spero. Ecco, questo ad esempio, sempre con intelligenza artificiale, cos'ha questa foto qua? Questa è una foto bella, però presa al volo. Purtroppo questa tipo qui che camminava, intanto non è troppo sfocata dietro, ma sappiamo già che potremmo sfocarla un po' dietro, no? Però soprattutto è troppo spostata verso l'esterno, no? C'è tutta questa parte dietro perfettamente inutile e questa parte davanti che è poco. Quindi la testa, nel mio sentire, andrebbe messa circa qua. Allora bisogna cambiare l'inquadratura. Andiamo a vedere come si può cambiare l'inquadratura. Per cambiare l'inquadratura, come facciamo? Allora, attenzione, usiamo lo strumento taglierina. Aspetta che lo spostiamo così. Poi prendo questa, lo strumento taglierino è un po' cambiato rispetto a quello che c'era nelle versioni precedenti, sempre intelligenza artificiale. Tiro avanti questo sistema qua così, ok? E in alto mi è venuto fuori questa scritta che di solito può essere lì, può essere anche da un'altra parte, e dove, che è genera. Io faccio genera. E con l'intelligenza artificiale lui mi genera il pezzo di foto che mi manca. Ecco, a destra mi dà tre soluzioni, no? Mi dice qua, vedete sulla destra, mi dice la vuoi così, oppure la vuoi così, oppure la vuoi così. Se non mi soddisfa nessuno delle tre, faccio di nuovo questo bottone genera. E mi dà altre tre soluzioni, però adesso non sto a fare. Prendiamo quella di mezzo, no? Qui a lui ha creato dei livelli, quindi bisogna che noi uniamo i livelli, livello, unico livello, e poi dopo noi la ritagliamo regolarmente, la ritagliamo in tre mezzi, e quindi viene una fotografia ritagliata in tre mezzi, in cui la tipa è al posto giusto, e quindi faccio l'immagine ritaglia ed è a posto, ecco. Questa è la foto sistemata. Chiaramente tutta questa parte qua è inventata, cioè non c'era. Ok? Però insomma, io, ecco, queste piccole operazioni mi servono perché io faccio gli audiovisivi e quando vado a lavorare su 16 noni ho bisogno a volte di un pezzo in più da una parte e dall'altra perché 16 noni è più lungo e delle tre mezzi e allora a volte aggiungo un pezzettino. Poi insomma, chiaro, ecco, io non faccio operazioni. Diciamo, tipo far mettere un gatto sulle ginocchia, no, quelle cose di inventare cose non ne faccio. La uso come magari, ecco, una volta avrei potuto usare il clone per fare una cosa così, però non riusciva così bene. Non sarebbe riuscito così bene. Ecco, un'altra cosa, poi credo che, ecco, dopo sia un'altra faccenda. Un altro intervento con l'intelligenza artificiale è l'eliminazione di disturbi. Ad esempio, io ho questa situazione qui, ho questa nonnina, no? Con questo tabarro nero e voglio tirarla via. Se io magari in un'altra occasione l'avrei tirata via con il clone, una lavorata di un pomeriggio. Allora, io vado sulla foto, adesso l'apriamo, la portiamo in Photoshop. Aspetta, questa la chiudiamo. No. Ok, allora ci sono due sistemi per fare questa operazione qua, che ha le ultime versioni di Photoshop. Un sistema è con l'intelligenza artificiale e un altro sistema è senza intelligenza artificiale. Ecco, lo dico tutto. Quindi se uno non ha... Allora, quello sistema senza intelligenza artificiale non occorre il collegamento con Photoshop, scusate, con internet. E l'altro invece sì. E allora cosa fate? Vedete questo cerotto? Andate sul cerotto e scegliete il secondo pulsante che
2 anni fa non c'era. Si chiama strumento rimuovi. Strumento rimuovi. Ecco, lo strumento rimuovi vi dà un pallino. Il pallino non potete regolarlo col mouse, ma va regolato sempre qui in alto. E lo regolate, ad esempio, in questa altezza qua. Benissimo. Con lo strumento rimuovi, voi pennellate così alla boia d'un giuda, così come vi viene, pennellate tranquillamente la donnina. Attenzione, la pennellate, eccolo, pennellata tutta. Lui lavora ed è scomparsa. Ok, vedete, allora tenete presente che lui ha ricostruito. Dov'è qua la storia? Ecco, come era prima. Guardate che ricostruire con il clone questo cespuglio dietro, questo muretto, il pavimento è una lavorata da pazzi, no? Guardate quanto tempo ci ho messo e guardate come l'ha fatto bene. È pazzesco. Questo è lo strumento rimuovi, si usa anche se siete scollegati da internet proprio tranquillamente. Invece, se io voglio fare la stessa operazione con l'intelligenza artificiale, posso. Prendo lo strumento laso, la sfumatura deve essere zero. Poi, senza delle grandi attenzioni, vado attorno alla figura. Non devo scontornarla. Qui mi appare la scritta riempimento generativo. Io clicco la scritta e faccio genera. Lui lavora con il cursore. E mi dà la stessa cosa, vedete? Lui mi ha fatto scomparire la tipa la fo era così ed è diventata così. Straordinario. Qui potete anche scegliere tra tre soluzioni. Allora, aspetta, l'attiviamo. Questa o questa. Vi fa tre possibilità, oppure con genera ne potete creare altre tre, altre tre, altre tre. Tenete presente che alla fine vi fa un prodotto pesante e quindi voi dovete poi alla fine unire i livelli e poi utilizzare la foto, quella che vi piace. Carino, eh? Ecco, quindi potete eliminare, ad esempio, questo bagaglio qua, se io voglio eliminarlo, in un attimo lo elimino. Rimedio generativo, genera, lo elimino. Questo posso farlo anche con lo strumento riempimento, intendiamoci. Ci mette pochi secondi. Quindi. Anzi, l'intelligenza artificiale è un po' più lunghetto come tempo. Vedete che è scomparso? Ok, chiuso. Carino, eh? Bene. Ok, allora se avete pazienza, siete a posto, siete stanchi, volete che lasciamo lì? Perché abbiamo tante cosettine da dire ancora. Boh. Cosa dite? Siete ancora vivi? Sì, siamo vivi. Siamo vivi e vegeti. Andiamo avanti? Io non ho problemi, eh? Vai, vai. Vado Sì, avanti. vai avanti. Allora, adesso andando avanti, vi faccio vedere questo piccolissimo, brevissimo video, che è questo qua, che riconoscerete sicuramente. Molto carino, dura 2 minuti e mezzo, insomma, quindi è una cosa molto breve, però è molto didattico, molto istruttivo.
remember that composition is important, but also rules are meant to be broken. So the main point is to enjoy yourself while you're photographing and photograph in your own way, in your own style. Okay. Visto che bravo, eh? Steinbeck non scherza mica. Ecco, questo è proprio per farvi capire, introdurre il tema delle geometrie. Una geometria di cui però neanche Steinbeck ha parlato è la spirale di Fibonacci, che fa parte delle geometrie nel mondo dell'arte, della pittura, della scultura e anche della fotografia. Perché le geometrie sono così importanti, come abbiamo visto prima dalle foto che ho fatto io, poi quelle che vi farò vedere e poi soprattutto da quelle di Tim McCarry, perché la nostra mente cerca le geometrie. Voi pensate che gli antichi avevano costruito le piramidi. Le piramidi sono le forme geometriche, cioè l'elemento della ripetitività della matematica, dei rapporti tra i numeri è un qualcosa che ha sempre affascinato l'uomo e ha sempre attratto la mente dell'uomo. E la spirale di Fibonacci, che fu inventata da questo matematico vissuto agli inizi dal 1170, c'è un po' il periodo, è una spirale, la cosiddetta spirale aurea, sezione aurea, dove noi possiamo iscrivere le cose. Vi faccio vedere, tutta la natura è fatta di spirale di Fibonacci, le conchiglie sono fatte di spirale di Fibonacci, le galassie sono fatte di spirale di Fibonacci, i cicloni, no? L'uovo, l'orecchio, l'orecchio è una spirale di Fibonacci. È strana, vero, sta roba? Guardate un po'. Ecco, anche Trump ha la spirale di Fibonacci, no? Vedete? Iscritto nella spirale. E allora cercare queste cose, cercare le geometrie nella vostra fotografia, come diceva anche Steve McCurry, estremamente affascinate, dà proprio un ruolo particolare alla vostra fotografia. Questa è una foto che ho fatto in Francia, vedete la spirale di Fibonacci. Le chiocciole, quante volte avete anche voi fotografato delle chiocciole? È così, è un fascino particolare che hanno queste chiocciole, che sono appunto, che queste sono, rappresentano questa spirale aurea. Anche cose che non sono proprio legate ad una spirale, ma che hanno questo gioco geometrico, no? Ecco, nelle geometrie ci sono anche le simmetrie, poi se non ci arriviamo, ne ha parlato anche Steve McCurry, una foto di questo genere, il soggetto perfettamente al centro e c'è questa via a destra e a sinistra che crea questa specie di quinta dove lui sembra un personaggio un po' da altri tempi, che non c'entra nulla con questo ambiente, perché tra l'altro è una figura di colore e che legge il giornale, presa proprio volutamente al centro. Quindi esci dalla regola dei terzi per entrare in una geometria simmetrica. Anche qui le geometrie, queste linee verticali di questi soggetti, queste linee orizzontali, no? Questa, diciamo, patterns, come ha detto lui, questa ripetitività del soggetto. Le geometrie si trovano anche nell'abbigliamento. Questa foto l'ho fatta apposta, ho chiesto alle ragazze di mettersi in posa perché avevo visto la loro maglietta con le linee orizzontali e ho visto lo sfondo con la linea verticale. Ecco questa geometria fatta su un murales pubblicitario di una campagna elettorale in Perù, in Messico. Ecco, questa è un'altra geometria in Cappadocia. E ho fatto varie foto di questa situazione qui. Nei Cammini delle Fate c'era questa trebbiatura e una di queste foto, io sono sempre stato alla ricerca di queste geometrie, di queste linee che partono e ci portano lontano con gli occhi. L'avete visto anche in Steve McCurry, che ci sono proprio queste linee che ti portano lontano, ti fanno convergere la vista in un certo modo. Ecco, poi le composizioni. Le composizioni sono anche queste, se vogliamo, delle forme geometriche. Comporre significa mettere insieme figure che non si devono però sovrapporre. Questa è una cosa importantissima. Scartate le foto dove una faccia si sovrappone all'altra e la nasconde. Composizioni, questo è stato un appostamento che io ho fatto con la complicità di questi bambini qua.
Però l'unico problema, quando ho fatto diverse foto, qui sono in Vietnam, e aspettavo che il cane guardasse su, cioè il cane non è che lo puoi dire. Poi a un certo punto ho guardato verso di me, perché era girato dall'altra parte, ha guardato verso di me e ho fatto la foto, ecco una composizione. Oppure una composizione con lo sfocato, gli stessi bimbi, piccoli monaci, dove ho messo a fuoco lui e ho fatto lo sfocatura dietro, su tre piani di sfocatura, su due piani di sfocatura. Composizioni con sfocato, anche in questo caso, una figura in profilo, l'altra sfocata dietro. Le composizioni con geometrie e sfocato, la prima a fuoco, la seconda gradualmente sempre più sfocato, con l'elemento geometrico di queste figure verticali una dopo l'altra. Ecco, vi ho detto che io utilizzo la messa a fuoco spot. La messa a fuoco spot permette anche di fare questo tipo di fotografia, dove al Carnevale di Resti, in mezzo alla gente, se tu trovi un buco tra le persone, hai messo a fuoco spot la maschera e tutto il resto, anzi, fa da contorno, crea una specie di cornice molto gradevole da cui emerge la maschera. Ecco, pure in un matrimonio. Io sono andato proprio, ho fatto la fotografia stando dentro ad un mazzo di fiori, i fiori mi hanno creato la quinta, avevo messo a fuoco con lo spot le mani, con l'anello, ed ecco che ho fatto la fotografia dove tutto sommato importanti sono queste mani una di fianco all'altra. È il colore. Ecco, il colore è importantissimo, quindi è inutile parlarne, qui lo vedete così nella sua piena espressione. Fatto a Milano, questa fotografia dove c'è anche la geometria, vedete come gli elementi che vi ho detto fino adesso si ripetono continuamente, la geometria e anche la silhouette, che è un elemento che introduciamo tra un po'. Il bianco e nero può essere un bianco e nero morbido, questo è un bianco e nero morbido, foto fatta in verticale, oppure un bianco e nero contrastato. Oppure, quindi quando la gente dice, ma tu fai le foto in bianco e nero? Bianco e nero, non c'è un bianco e nero, ci sono mille bianco e nero, mille. E voi dovete scegliere che bianco e nero fate. Lo scegliete come? Lo scegliete sul soggetto. Questo soggetto non può avere un bianco e nero contrastato. Questo sì, questo richiede un bianco e nero contrastato. Oppure un bianco e nero molto contrastato, dove addirittura perdiamo il profilo del naso, rimangono gli occhi, le labbra e questa figura in secondo piano. E si intravede appena. Ecco, bianco e nero, colore bianco e nero e seppia. Quindi abbiamo il colore, in basso il bianco e nero, e il seppia, che è sempre molto evocativo di un qualche cosa che è avvenuto nel passato. Le nostre foto dei nonni antiche sono tutte virate in seppia. Ok, qui lo spot di prima che vi dicevo. All'interno, che qui cerco dei mazzi di fiori, cerco delle piante, mi metto in mezzo alle piante, da lì con l'obiettivo. Cioè, tutta roba da fare col tele, questa qua, perché il tele ti permette di avere la parte in primo piano sfocatissima. La luce, e questa è un gioco, non è roba mia, questa qua. Vedete in questa immagine, poi nella registrazione lo guardate con calma, perché adesso facciamo un po' tardi. A seconda di dove c'è il punto, c'è un unico punto di luce. Qui è dietro, qui è sotto, qui è dal lato suo di destra, un po' dal basso, qui è lato di destra. Vedete la luce, lui chi ha fatto questo lavoro, ha fatto ruotare la luce, qui la luce è sopra, qui la luce è frontale e qui pa si passa dal lato sinistro della persona, lato sinistro, fino ad avere questa foto perfettamente frontale. Ecco, vedete come la luce ha un'importanza estrema, perché se voi riflettete, ci pensate un attimo, guardate come questa seconda foto in alto è così terrificante, sembra un mostro, no? E invece qui in basso la vedete molto più lineare, molto più comprensibile. Ogni foto sembra una foto diversa, sembra un soggetto diverso, a seconda semplicemente di come è stata messa la luce. Ecco, la luce è importantissima. Chi fa un ritratto è bene che usi una luce diffusa, meglio lo sfondo neutro. Luce di mezzogiorno, viene questo effetto degli occhi. Gli occhi sono in ombra, si fa un effetto molto brutto. Se anche non avessi il cappello, ci sarebbero delle ombre sotto le palpebre, diventa una specie di orsacchiotto. Sì. E per cui sta malissimo. A mezzogiorno il sole viene a picco e crea le ombre sotto gli occhi.
eliminiamo questo concetto qua lavorando in controluce. Quindi io la ragazza, avevo visto che la situazione non mi piaceva, l'ho chiesto gentilmente se, diciamo, in Romania, se si girava, l'ho messo in controluce e ho scattato la foto. Vedete che la foto è molto, molto più valida. Ecco, la luce diffusa verso il controluce. Vedete che se io uso la luce diffusa, io colgo tutti i dettagli. Se io mi metto in semi controluce, brucio i capelli di questa figura per avere perfettamente luminoso il resto del viso. Se io tengo la luminosità giusta dei capelli, questo diventa molto scuro. Invece, se io uso la luce diffusa, il problema non ce l'ho. Vi ricordate di questo particolare? È molto importante perché l'occhio non vede queste cose, l'obiettivo, cioè la gamma dinamica dell'occhio è 100, la gamma dinamica di una buona macchina fotografica è 15, quindi molto più piccola la gamma dinamica. La gamma dinamica significa il rapporto che va dal nero assoluto al bianco assoluto, no? Quindi l'occhio vede dal bianco assoluto al nero assoluto, vede tutte le differenze, no? Le 100 differenze le vede tutte. Invece la macchina fotografica, quelle buone le vedono solo 15, quelle scarse le vedono 7-8. Quindi la gamma dinamica è importantissima. Ecco, il controluce, e questo qui vedete che i capelli sono tutti bruciati. E allora come si deve fare per una cosa del genere? Gentilmente si chiede a questa persona di spostarsi e di mettersi in una posizione dove lo sfondo è scuro. Voi, controluce, cercare uno sfondo scuro per far risaltare i profili e i capelli. Qui è tutto bruciato perché lo sfondo è bianco. Invece qui i capelli, la testa pelata è bianca, però lo sfondo è scuro e allora il profilo si vede. Questa è una foto bruttissima e questa è una foto che può andare contro luce. Vedete, cercare uno sfondo scuro per far risaltare i profili, i capelli. Questa cosa qui è un'operazione che io faccio sempre. Cioè io quando fotografo una persona in controluce, guardo sempre cosa c'è dietro, vado sempre a cercare un muro, un caseggiato, un'ombra, qualcosa. Vedete qua? Qui risalta tutto. Se fosse stato uno sfondo bianco, questo qui veniva tutto bruciato, perché tutta questa linea bianca si perdeva nello sfondo bruciato. Ecco, poi qui naturalmente cambiamo completamente discorso, creiamo un po' di cose nuove e andiamo a cercare l'esposizione per la luce. Se io mi trovo in una zona molto molto in ombra, qui ero in un bazar a Istanbul e vedevo queste donne, c'era molto scuro. Però non mi sono interessato del fatto che si vedesse il volto, non mi interessa il volto. Volevo semplicemente che ci fossero questi profili. La foto vale per me per i profili. Esponi per le luci. Anche questa è un'esposizione per le luci. La luce veniva dall'esterno, dalla strada, illuminava questa parte. Io ho messo a fuoco, scusate, ho messo l'esposizione a questo livello qua e poi ho fatto la foto. E non mi interessa se non si vedono i capelli, se non si vede la schiena, se non si vede la sedia, mi interessa solamente questa silhouette che rende tutto, semplifica e rende molto più suggestivo. Anche questa è un'esposizione per le luci. Ho preso la luce da fuori. Allora, gli esposimetri nostri sono ottimi. Una volta si usava l'esposimetro, a manuale, adesso sono ottimi gli esposimetri, occorre solo andare a fare l'esposizione nel posto giusto. Ecco, il vantaggio che ho io è che io lavoro in manuale. Nel momento in cui io ho impostato i tempi diaframmi, io posso fare tutte le foto che voglio, quei tempi diaframmi lì vengono sempre quelli. Invece chi usa program, oppure priorità di tempi o priorità di diaframmi, quello cambierà sempre. Cioè, se usi il program, tu esponi per la luce, appena vai dentro, punti di nuovo, esponi di nuovo, ti cambia. Invece il mio manuale non mi cambia mai. Il manuale rimane fisso. Cioè, se io metto, non so, 250, 5, 6, quello 250, 5, 6, caschi il mondo. Invece il program me lo cambia continuamente e queste foto non posso farle, per quello che io uso il manuale. Poi vedete un po' voi in base alla vostra esperienza. Qui, vabbè, il gioco delle alte luci, queste figure qui, insomma, questo lo conoscete bene come sistema. Diciamo che devi sovraesporre moltissimo e soprattutto cercare il soggetto giusto. Poi naturalmente, con un po' di post-produzione, scurisci le parti che erano salite un po' di tonalità. Questo è un controluce, come vedete, il controluce fatto in una penombra, anche qui non importa la figura, non importa il volto, importa questo merletto
questa luce su questo velo. Un controluce, controluce con la silhouette, qui siamo a Cuba. Controluce, questi vedete, ne faccio tanti perché a me questo genere qui piace tantissimo. Quando c'è la luce della sera, insomma, queste situazioni qui è un divertimento fotografare, c'è una goduria, perché crei questa, cioè, questo è un appostamento, io vedevo che arrivavano, no? Ho sperato che si mettessero in fila e poi ho avuto la fortuna che si mettessero in fila. Li ho visti passare, erano un po' mescolati, poi dopo uno è andato un po' più avanti, quest'altro lì. E allora viene fuori la foto. Anche questa, qui erano due sposi sulla spiaggia che facevano un cuoricino con le braccia, io ero un po' con teleobiettivo, lontano l'ho visto e ho fatto la foto. Questa invece su una collinetta si stagliavano contro queste nubi, controluce e silhouette. Le silhouette mi piacciono molto. Controluce e silhouette. Vedete qui, anche qui, non ha più senso il volto di questa persona. Ne ho tante di persone in preghiera che si vede il volto. Invece il gioco su questi capelli, queste candele che rischiarano questo ambiente un po' particolare. Controluce e silhouette, vedete, qui sono nel Mali. Io ero dentro una tenda. Al mattino c'era l'albo, tirato sulla cerniera della tenda, c'era questa scena qui incredibile. Avevo la macchina fotografica, ho fatto la foto, proprio preso al volo, c'era il sole. Tutte le componenti più belle della Terra erano lì, con questo profilo. La foto è una foto integrale, cioè non c'è nessun crop, è proprio così, è tagliata così. È venuta così, mi piace così, tra l'altro. Forse il bambino si era intero, non mi interessa che si veda la persona, il volto, ne ho tante altre che si vede il volto, non ha importanza, è bella proprio la silhouette per me. Silhouette si possono fare anche in luce diurna. Vedete come questi profili giocano molto bene, sempre su sfondo scuro. Silhouette in luce diurna, vedete la silhouette qui dietro e la silhouette qui. Anche questi tagli, questa è una foto non accroppata, proprio era così originale, e insomma, a me piacciono tanto questi tagli qui. Sono proprio quel pizzico di originalità della foto. Questo qui io ricordo di averla mandata da qualche parte, non era per niente piaciuta, perché poi magari una giuria ti dice: ah, ma sì, ma ho sbagliato, no, pensa che tu l'abbia, invece l'hai fatto apposta. Comunque non ha importanza, perché non è che silhouette in un interno di una moschea, tutto scentrato. Ho voluto prendere questa parte, questo pannello verde, scentrando queste due figure. Questa l'ho fatta a Rimini, scusate, no, a Riccione. Questa era una vetrina gigantesca dove c'era questa figura e c'era sta ragazza con un suo amico, un amico non mi ricordo, che fumava la sigaretta. E niente, io ero lì che passavo di lì e ho puntato la macchina. Naturalmente in questo caso tu devi esporre per il poster. È chiaro, non devi esporre per la persona. Tu esponi per il poster e la persona diventa silhouette. Quindi questa è esposta perfettamente. E questa però è quadrata. E tenete presente che l'immagine è un po' più grande. E anche un po' più, insomma, questa è stata modificata come taglio leggermente. Anche questa credo che sia andata sull'annuario. Ecco, negli interni si espone per la luce. Esponi per la luce, c'è un gioco di ombre su questo mantello molto interessante, dove effettivamente luce ombra, c'è un bel gioco, l'espressione, il fondo nero. Usciamo, vi dico insomma almeno come la penso io, usciamo dalla logica che si veda tutto, che sia tutto a posto, cioè cerchiamo un attimo di fare delle cose, insomma, tante regole le abbiamo dette, no? Però dopo le regole bisogna infrangerle un po', e infrangerle sono anche queste cose qui. Esposizione per la luce in un interno. Negli interni devi esporre per la luce, e allora tante cose verranno un po' in ombra. Questa è un'altra situazione che ho fatto l'anno scorso a Roma, in una chiesa ortodossa, dove c'era una cerimonia, anche qui un colpo di fortuna, questo baffo di luce che entrava dalla finestra, ho fatto un audiovisivo su questa roba qua, e il pope si è proprio messo nell'occhio della luce durante la cerimonia, ma non è che l'avevo messo io. Questa qui è una foto fatta di nascosto, lui non si è mica accorto che c'era la foto.
Questa, anche questa credo che fosse su PhotoIt l'hanno messa. Vabbè, il sistema HDR io non lo uso più, perché è un po' brigoso da utilizzare, però ci sono altri sistemi. Ti permette di bilanciare la gamma dinamica. Voi vedete che il viso qui nella foto a sinistra è giallo e questa parte del viso non si vede, tutta nera, no? Tutta nera. E anche qui la spalla del maglione è tutto nero. Perché? Perché il sensore della macchina fotografica non riesce, anche la pellicola non ci riusciva, non riesce a leggere le luci intermedie tra il bianco e il nero. Invece l'occhio umano, noi quando lo vediamo così. Quando entriamo in una stanza buia, dopo un mezzo minuto, un minuto, l'occhio si abitua e vediamo un sacco di roba. Proviamo a scattare con la macchina fotografica in quella stanza buia. Lasciamo di un'ora e le scatti rimane buia la foto. Perché l'occhio umano ha un'adattabilità paurosa, cosa che invece non ha assolutamente il sensore. Arriveremo chissà ad avere i sensori intelligenti. E col sistema HDR si amplia la gamma dinamica, infatti si chiama High Dynamic Range, range di altamente dinamico. Ecco, questa è la stessa cosa. Dove vengono degli effetti che sono molto interessanti. Ecco, recupero della luce mediante camera raw. Volete che vi faccia vedere? Vi interessa un attimino, mezzo minuto? Questa qui era la foto, vedete che è diventata così, quella che ho fatto vedere prima. Ditemi voi se volete che ve lo faccia vedere. Sì, ci interessa, a me interessa. Va Sì, bene, sì. allora dai. Andiamo un attimo qui, andiamo a aprire la foto. È una cosa veloce. Vai, Gianni, vai. È una cosa velocissima, intendiamoci, sono problemi che io conosco bene, quindi io Camera Raw lo conosco piuttosto bene. Lightroom, adesso, Camera Raw è più immediato perché non ho la libreria di questa foto. Allora, noi apriamo la foto in Photoshop normalmente e poi andiamo su filtro, anche se la foto è in JPEG, non ha importanza, meglio se è in RAW, questo c'è l'originale in RAW, andiamo sul filtro Camera Raw. Ecco, il filtro Camera Raw che è completamente cambiato, ti dà tante possibilità. Innanzitutto c'è tutto questo colore un po' azzurrino, e allora noi subito andiamo a lavorare sulla temperatura colore e lo scaldiamo un po'. Scaldiamo un po' il colore, vedete come cambia. Questo è il bilanciamento del bianco. Posso fare il bilanciamento del bianco in automatico, e viene così, vedete che è già venuto molto meglio. O come scattato era così, in automatico viene così e personale. Tenete presente che se la foto fosse fatta in RAW, qui la possibilità di bilanciamento del bianco sono esattamente tutti quelli della macchina fotografica: luce, tungsteno, nuvoloso, sole, tutti quelli che avete nella vostra macchina, Camera RAW ce li ha, però solo se entrate in RAW. Perché lavora 16 bit, invece qui sta lavorando 8 bit. Vedete che già la situazione è un po' cambiata dal punto di vista del colore, ok? È diventato giustamente un po' più, non c'è più quell'azzurrino di prima. Vedete com'era prima e com'è diventata, ok? Questo è un primo passaggio che noi facciamo. Andiamo avanti. A questo punto io voglio schiarire il volto. Voglio schiarire il volto. Come faccio? Vabbè, adesso ci vuole un po' di pratica. Si va su questo ingranaggio, c'è il riconoscimento del soggetto, lasciate perdere. Vai su sfumatura radiale, fai una sfumatura radiale attorno al volto, così. Questa la puoi allungare, stringere, oppure la puoi ruotare. Vedete che la ruoto. Posso cambiare la sua sfumatura fino a farla scomparire, ho tante possibilità. O lo lasciamo così. Ecco, a questo punto lui perché è verde? È verde perché io devo riconoscere la zona dove lui gli ho chiesto di lavorare. C'è un pulsantino qui che mi dice che voglio il colore verde. Io ho scelto il verde qua. Non so se vedete la mia freccia. E tolgo il verde, vedete com'era in origine, ma così lo lasciamo. Adesso noi apriamo le ombre. Dato che questa parte qui è una parte molto in ombra, andiamo a aprire le ombre. Aprire le ombre, andiamo su ombre e le apriamo. Ok. Poi andiamo ad aprire le luci.
non è, tolgo sovrapposizione, non è sufficiente, allora aumentiamo un po' l'esposizione. Ricordatevi che l'esposizione io la uso sempre alla fine, preferisco prima lavorare sulle luci, sulle ombre e poi sull'esposizione. Ok? Quindi vedete che già la situazione è molto cambiata, però vorrei rendere il volto un po' più drammatico. E allora a questo punto vado su chiarezza e lavoro un po' sulla chiarezza. Ecco, la chiarezza mi ha già schiarito molto l'immagine, un po' troppo, abbasso un po' la luce, abbasso un pochino la luce. Ok. Tolgo un attimino, adesso puoi scegliere che faccio, intendiamoci, tolgo un attimino di saturazione, ok, e questo vedete che, adesso io lavoro, ve l'ho fatto vedere solo sul volto, no? La fotografia sostanzialmente è questa, è diventata così. Da così è diventata così. Quindi cosa ci ho messo? Ci ho messo 3 minuti e mezzo, pochissimo, no? Poi è chiaro che quando ho fatto quella foto che avete visto, che ho messo dentro, dopo ho lavorato anche un pochino sul banco, ho schiarito un po' il banco, ho schiarito un po' le mani, vabbè, insomma, intanto capire un po' il concetto che, però voi direte, ma guarda, questo qui fa rovina le foto, trucca le foto, per forza. Tenete presente che quando voi andate in una chiesa e vedete un signore che prega, voi non lo vedete così blu e non lo vedete così scuro, il vostro occhio non lo vede così, lo vede così. Quindi io semplicemente porto alla realtà una cosa che la macchina fotografica mi rende irreale. Questo sembra un puffo e questo invece sembra un uomo. Quindi no, io non ho problemi a migliorare la fotografia per portarla alla visione dell'occhio umano, che sia chiaro. Quindi non mi sento assolutamente in colpa. Tenete presente che Ansel Adams ha inventato la teoria zonale. Quindi lui nel 1930 faceva le manipolazioni del suo bianco e nero facendo saltare fuori quello che voleva da una parte, dall'altra. Tutti ha lavorato nel bianco e nero con gli ingranditori attraverso i sistemi zonali, attraverso le esposizioni variate sulla pellicola. E quindi non dobbiamo stupirci se poi non lo facciamo con Photoshop. È che loro ci mettevano delle giornate, noi ci mettiamo un minuto e mezzo, ma meglio per noi. D'altra parte, la vita è il luogo della fretta ormai. Quindi non abbiamo tempo da perdere. Guardate com'è diventata la foto. Vi faccio vedere solamente com'era prima. Prima era così, adesso è diventata così. È una foto decisamente accettabile. Non la salvo. Tanto per farvi capire un attimino che tipo di ragionamento cerco di fare. Vedete come. Poi dopo io ho lavorato anche un po' sulle mani, un po' sul banco. Ecco, questa è un'operazione che ho fatto dopo, insomma, perché volevo lavorare, però adesso non abbiamo tempo. Ok, qui addirittura questa figura completamente nera l'ho tirata completamente fuori, stessa tecnica, camera raw. Ecco, adesso io, se avete 5 minuti, ce l'avete, vi faccio vedere un audiovisivo che è un insieme di ritratti e quindi lavora proprio sul ritratto. Un audiovisivo che forse Gigi conosce già, che si chiama Shador, che ha avuto tra l'altro molto successo, parla della donna iraniana che è costretta a indossare questo velo, questa veste, purtroppo per un tema che è all'onore delle cronache, perché le donne vengono addirittura frustate, vengono arrestate, vengono imprigionate, addirittura alcune sono state uccise. Quindi è un tema molto molto d'attualità, quello dello Shador. Io ci ho fatto un audiovisivo. Volete che lo vediamo? Dura 5 minuti. È l'ultimo, quindi dopo concludiamo. Sì. Posto? Vai, vai Vado. Gianni, play, play. Grazie.
Bene, con questo chiudiamo, ci ricolleghiamo, eccoci qua, siamo tornati alla civiltà. Tutto a posto? Siete sopravvissuti? Bellissimo Direi di sì. quest'ultimo video. È piaciuto? Fantastico, Gianni. Bello. Veramente bello. Eh sì, ho avuto un po' di riscontro. Adesso tra l'altro è un tema molto sentito perché con quello che sta succedendo in Iran, logicamente, questo io l'ho fatto nel 2019, l'ho fatto per il Covid nel 2020. In Iran c'ero stato nel 2019, però diciamo che il tema dell'obbligo dello Shador era già molto presente, molto sentito, però gli avvenimenti che conosciamo, che sono andati un po' all'onore delle cronache, sono venuti poi nel 2021. Quindi è venuto dopo. La cosa è degenerata un po' dopo, sì. La cosa è degenerata dopo, sì. E quindi diciamo che ho fatto un lavoro abbastanza antesignano rispetto agli avvenimenti che conosciamo, insomma. Bene, bravo Gianni. Complessivamente avete è stato utile, lo so, lo chiedo perché mi date un po' di feedback. Io ho preso appunti, eh. Hai preso appunto, vi do il video, quindi dopo lo guarderete. Eh sì, ma comunque sempre due o tre punti, sempre meglio prenderli. Bene, A proposito di Gianni, video, io anche noi abbiamo fatto varie serate con docenti FIEF e le abbiamo messe sul nostro canale YouTube. Quindi, tra l'altro, quella di Vincenzo Amarante sul bianco e nero ha già avuto quasi 300 visualizzazioni, una cosa spaventosa, sì. Bene. grazie. Gianni, Grazie, Gianni. io sono contento di averti invitato per questa serata. È stato, vabbè, innanzitutto un bellissimo incontro, soprattutto per gli spunti e per i consigli, perché a volte noi ci incateniamo un po' solo ed esclusivamente alla nostra esperienza, no? Ma non va bene, cioè, nel senso è bello ed è importantissimo ascoltare anche le esperienze degli altri, perché soltanto in questo modo si cresce e ci si confronta. E quindi direi che l'incontro di questa sera veramente è stato non utile, ma di più. Bene, ti ringrazio. Qualcosa anche su Photoshop, avete visto, un po' viene avanti l'intelligenza artificiale che ovviamente ha tantissimi risvolti anche nella fotografia. E io non la utilizzo per inventare foto. Se devo fare una foto in alta montagna, durante, non so, un tramonto contro le cime innevate, preferisco andare in montagna, aspettare il tramonto. E fare la foto delle cime innevate, cioè, non è, il gusto dello scatto per me è un qualcosa di Ah beh, imparabile. certo. Cioè, fare lo scatto stando attorno al computer. Però vi posso dire proprio con molta franchezza che certi piccoli ritocchi, certe reinquadrature, magari certi adesso, operazioni ne facevo già con Photoshop utilizzando il clone, no? Utilizzando i sistemi, magari i livelli per poter fare delle sfocature fatte bene. Così, però sono tutte cose che richiedono molto tempo e molta applicazione. Devo dire che con l'intelligenza artificiale invece le cose riescono molto meglio, insomma. È così. Però sì, penso insomma, che sia molto utile, non so se è stato utile per voi, cioè ragionare anche su un modo particolare, che è un po' quello che cerco io. Quelle fotografie della prima parte, le fotografie concettuali, le fotografie in cui si mettono in contrapposizione il mondo dei giovani con il mondo degli anziani, una certa politica oppure una certa situazione sociale rispetto alla povertà con la ricchezza. Cioè, io amo molto quel tipo di fotografia a cui occorre, secondo me, quando si va in giro, prestare molta attenzione, perché siamo circondati, credo, da queste cose e le vediamo, però non le vediamo, ecco, noi siamo un po' frettolosi, non le vediamo, allora ci si può mettere un attimo lì fermi, poi magari può non venire una foto esteticamente meravigliosa, però
però può venire una foto, francamente, Piena di contenuto. piena di contenuti di grandi significati. Poi vedete la fotografia che penso, non so come per voi, insomma, quando uno scatta, credo che la prima persona per cui scatta è se stesso. E quindi credo che la fotografia debba rispecchiare un po' il suo sentire, un po' la sua mentalità e quindi la sua personale. E quindi io le mie foto sono queste, ne ho tantissime altre, potete andare a vedere nel mio sito, ho un sito, se scrivete Gianni Rossi in Google, tutto attaccato, vengo fuori subito e ho 50-60 audiovisivi che potete andarvi a vedere tranquillamente, anche gallerie di foto così. Però ho, diciamo, la presunzione, anche un po' l'orgoglio di non aver mai scimmiottato nessuno. Ecco, la mia fotografia non è una fotografia copiata, è una fotografia in cui io non mi piego ai gusti di giurie, sia nelle fotografie che negli audiovisivi. Io vado avanti per la mia strada, cioè mi piace fare le cose per me e nei concorsi purtroppo c'è questo fenomeno delle giurie che chi partecipa va a vedere chi c'è in giuria, ma so che quello gli piace più questo, gli piace più la natura, l'altro gli piace più il sociale, l'altro gli piace più l'architettura, aspetta che gli faccio. E allora modifichi un po' il tuo modo di fotografare per poter. E lo stesso avviene nel portfolio, ma so che voi state un po' lavorando anche sul portfolio. Attenzione, perché il portfolio, anche lì, viene avanti uno stile di portfolio, lo vediamo anche su PhotoIt, viene avanti uno stile di portfolio e la gente dice, ma io se devo vincere devo fare quello stile lì. E se non È faccio quello quello, sì. stile lì, io non mi piazzo perché la giuria, provate ad andare a fare partecipare a un tavolo di portfolio con delle foto della natura. Cioè vi prendete i calci nel sedere, vi mandano via. Eppure sono delle foto della natura che sono stupende. È che va a un genere che è un po' particolare, foto Molto intimistico. molto intimistico, vanno molto foto che mia moglie dice sono le fotografie cecoslovacche degli anni 60. Mia moglie le definisce fotografie cecoslovacche degli anni 60. Ma neanche. Molti insomma vedo che cercano di fare quel tipo di fotografia lì anche se non lo facevano prima per poter partecipare e tentare di vincere. E io non so, non. Piuttosto non partecipo, ecco, tutto lì. Sì, ma non deve essere lo scopo principale quello di partecipare, cioè prima deve fotografare per divertirsi, Esatto. poi dopo quello che viene fuori va bene, poi se uno fotografo solo per puntare a quei lavori lì, secondo me allora è finita. È È finita, sì. Vabbè, finita, è finita. le letture di portfolio servono pure per crescere un poco sulla organizzazione della foto, seguire il. Anche se non vince, però quello che si ascolta nei tavoli di portfolio è molto utile per la crescita. No, Dipende sempre. però ci sono dei bravi lettori che sono in gamba e che sono in grado di aiutare molto. Anche se uno un domani vuole fare una mostra fotografica, l'editing ha una grande importanza. Il portfolio può insegnare l'editing. Cioè, utilizzi le foto, porti le tue foto, però magari c'è qualcuno che ti dice: guarda, inserisci questo, quest'altro, l'ordine potrebbe essere un altro, esprimi questo concetto che è poco evidente, valorizza questa foto perché magari mettila nel posto giusto all'inizio o alla fine, dove magari ha più riscontro. No, ma l'editing è sicuramente importante. Sì, Certo. però sono anch'io d'accordo che il tavolo del portfolio insegna molto. Diciamo che il timore è che ci sia gente che magari istintivamente farebbe un tipo di foto completamente diversa e però per poter partecipare e piazzarsi, diciamo, snatura un po' il suo modo di fotografare e lo adatta alle mode. Ecco, questo è un po' un timore che ho io purtroppo. Bene, grazie Gianni, io ti saluto perché Allora, io saluto tutti sono voi. una certa età, io i miei genitori da Grazie. letto. Ciao, Grazie Gianni. grazie mille, Allora aspettiamo per la grazie settimana prossima, ci inviate il link di YouTube della registrazione. mille. Vi mando il link, così dopo voi lo scaricate, lo guardate.
e vi collegate. E poi qualcuno che viene ad Alba, ci vediamo là. Ma Ci noi siamo. siamo Un corto gruppo organizzati, eh? in mezzo qua. Io sarò Partiamo in nove. il 9, va bene, allora Sì. dai, ci vediamo là, dai. No, Ok, con partiamo piacere. il 16, il 16 No, è in nove. ai 9, In 9 nove persone. persone. In 9 persone. Bene, dai. Ci vediamo ad Alba, ci vediamo ad Alba. Ci vediamo ad Alba allora. Buonanotte a tutti, grazie. Buonanotte a tutti. Buonanotte, Ciao, grazie. grazie Ciao. mille. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao, ciao.